Allora, buonasera a tutti, prendiamo posto, benvenuti, un benvenuto particolare alla ministra Valeria Fedeli, che ringraziamo tantissimo per essere qua con noi. Siamo in attesa dell'arrivo di Giovanni Malagò, il presidente nazionale del CONI, 17.45, conferma che dovrebbe arrivare. Ringrazio tutti gli altri amici, ospiti, invitati che sono già qua e che avremo modo, il sindaco di Montesilvano, che a breve ci farà un saluto. E allora, intanto, anche per recuperare un po' di tempo, proviamo a esplicare un po' di passaggi formali. Sono stato informato della presenza in sala del numero più che sufficiente di delegati per garantire la legittimità dello svolgimento di questo congresso, quindi c'è un numero legale più che sufficiente, i lavori possono quindi cominciare e vi ringrazio tutti per questo. Dichiaro quindi conseguentemente decaduti gli organi associativi e gli incarichi nazionali. Dichiaro quindi ufficialmente aperto il nostro 18° congresso nazionale ordinario e vi faccio la proposta della Presidenza da sottoporre al voto del congresso. Propongo che la Presidenza sia composta da Patrizia Alfano, Elena De Betto, Tatiana Brizzi, Maria Pina Casula, Alberto Carulli, Veronica Dauria, Isa Di Grumo, Michele Manno, Claudia Rutka e Rita Scalambra. Propongo inoltre che Isa Di Grumo sia Presidente del Congresso, Michele Manno Vicepresidente del Congresso, Veronica Dauria Segretaria del Congresso.
Vi chiedo di votare la proposta. Chi è favorevole? Con la delega? Giù la delega? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Chiederò alla Presidente di Grumo in seguito di insediarsi fisicamente dopo che avremo, diciamo, svolto sia la tavola rotonda con la Ministra e Malagò e sia per quanto riguarda poi l'incontro con i sindaci delle zone del cratere. Invito pertanto il Sindaco di Montesilvano Francesco Maragno a farci un saluto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti a Montesilvano. Un ringraziamento particolare va al Presidente nazionale, al Presidente regionale e ovviamente alla Ministra Fedeli che nobilita questa giornata e questo incontro. Un complimento sincero alla Ministra perché, consentitemi questa divagazione, perché da quando faccio politica è la prima volta che capita che un ministro arriva prima dei delegati e questo bisogna darne atto e bisogna da questo capire le attenzioni che la ministra rivolge a questo congresso e a queste persone che oggi stanno partecipando a questa bella iniziativa. Io sono particolarmente contento e devo ringraziare la WISP di aver scelto Montesilvano, ma soprattutto di aver scelto l'Abruzzo, perché questo per noi ha un significato molto profondo. Sapete tutti, probabilmente avete in mente ancora tutti le immagini dello scorso gennaio, gli accadimenti purtroppo nefasti di cui questa regione è stata vittima. Questa regione si vuol rialzare, vuol reagire, si vuol rimboccare le maniche, ma lo può fare soltanto contando sulla collaborazione di tanti. E questo, il segnale che arriva dalla WISP, è il segnale più bello che potesse arrivare, ossia il fatto di credere in questo territorio, di credere in questa città, di credere negli abruzzesi e quindi come abruzzese, come sindaco di questa città devo dire io grazie a voi. E poi che cosa devo dirvi? Anch'io per tanti anni ho avuto la tessera della WISP, ho fatto parte di quel 1.300.000 tesserati WISP perché ho giocato tantissimo anch'io sui campi di basket e sono i ricordi più belli della mia infanzia, della mia giovinezza. E come ce li ho io questi ricordi sicuramente ce l'hanno milioni di ragazzi e ce li hanno anche tutte quelle decine di migliaia di associazioni. Io avevo perso il conto ma ho visto che sono quasi 18.000, sono un'infinità, sparse su tutto il territorio nazionale. Questo sta a rappresentare ancora una volta i valori indiscutibili dello sport, un ambiente pulito, un ambiente dove si può praticare sana attività sportiva e sana crescita individuale e collettiva. Io non mi voglio dilungare ulteriormente, anche perché ovviamente c'è una tavola rotonda, abbiamo un Ministro della Repubblica che è arrivato qui da Roma per partecipare a questa iniziativa, è giusto dare il giusto spazio a tutti. Vi ringrazio ancora una volta e auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie ancora, Sindaco. Faremo il possibile per garantire sempre la nostra vicinanza. A questo punto vado a leggere la relazione, che è giusto per mettervi tranquilli, avendo già inviato il documento congressuale, non sarà una relazione lunghissima, come potete immaginare. Carissime delegate, carissimi delegati, Ministra Fedeli, delegata Alessandra Morelli, che ci siamo salutati prima ma non l'ho vista, dell'Alto Commissariato, eccola, ciao Alessandra, e a tutti gli amici di cui
dicevo prima, la scelta di eleggere quindi questa città come sede per ospitare il 18° congresso nazionale della WISP è per noi un forte gesto di vicinanza, è un modo per tenere viva l'attenzione verso le popolazioni dell'Italia centrale che sono state colpite dal terremoto, a partire dalla tragica scossa del 24 agosto dell'anno scorso e per sostenere i territori di accoglienza. Un segnale per ricordare le vittime, i feriti, per dare un sostegno morale alle famiglie e alle amministrazioni locali ed anche per dare il nostro fattivo contributo per la rinascita di quei luoghi. Tanto attraverso una raccolta fondi che si è alimentata con le numerose iniziative sportive che sono state organizzate in tante città del Paese, quanto attraverso risorse che da qualche tempo la nostra associazione ha scelto di mettere a disposizione di interventi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali. La WISP è stata tra le prime organizzazioni a garantire soccorsi, mettendo a disposizione una squadra di motociclisti in una situazione in cui le strade e le vie di comunicazione erano difficilmente praticabili con altri mezzi. Colgo l'occasione, pertanto, per ringraziare i comitati territoriali della zona del cratere, che non hanno fatto mancare il loro impegno volontario, mettendo a disposizione operatori, dirigenti, animatori. Un grazie inoltre anche ai comitati regionali di riferimento per il lavoro di coordinamento che hanno svolto fino ad ora e che so già continueranno a svolgere in seguito, nonché a tutti gli altri comitati che si sono adoperati appunto per promuovere attività finalizzate a raccogliere risorse da destinare. Il momento dedicato che avremo più tardi renderà tangibile tutto questo. Il congresso, il nostro congresso, cade anche in un mese denso di celebrazioni, a partire da quelle per i 60 anni dei Trattati di Roma, che hanno portato alla costituzione della Comunità Economica Europea e all'evoluzione dell'attuale Unione Europea. Domani è anche l'anniversario dell'incendio della fabbrica Triangle avvenuto a New York nel 1911, causando la morte di 146 persone, tra cui 123 donne. Ed è uno degli eventi che vengono commemorati nella Giornata Internazionale della Donna, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Ancora oggi la cronaca parla italiana, purtroppo parla di questo. E che dire del fiume di gente che ha invaso Locri e le 4.000 città italiane per commemorare le vittime delle mafie e per rinnovare l'impegno per la legalità contro la corruzione e la criminalità organizzata. Bello, è stato bello aver visto insieme alle bandiere di Libera e delle altre organizzazioni, anche quelle della WISP, a Locri, ad Ostia, a Scansano Ionico, a Taverna. Istituzioni e società civile, Unione Europea e cittadinanza attiva. Un'Europa incapace oggi di essere all'altezza delle sfide, che alza muri piuttosto che costruire ponti di accoglienza e di dialogo. Ripiegata e frantumata nelle varie posizioni che caratterizzano le differenze di posizione dei vari paesi che oggi la compongono. La speranza è che domani si possano porre le basi per un rilancio del ruolo dell'Europa, nello scacchiere internazionale soprattutto di fronte alla crisi del lavoro, alle nuove povertà, alle discriminazioni, allo sviluppo sostenibile, alle nuove tutele, alla minaccia del terrorismo che ancora una volta colpisce al cuore delle grandi democrazie. Una politica debole, particolarmente spaesata di fronte ai fenomeni complessi, a cominciare dalla crisi che ha provocato la globalizzazione per finire alle grandi migrazioni che stanno caratterizzando questo inizio del secolo. Una società civile invece in movimento, alla ricerca anch'essa di una rinnovata soggettività, dovuta ad una lunga stagione che ha visto crescere una cultura della disintermediazione e svalutare così il ruolo importante dei corpi intermedi. È una cosa di lungo corso questa, tra i quali ci siamo noi, la WISP, una grande organizzazione di sport sociale fortemente radicata nel tessuto connettivo delle nostre comunità locali e nazionale, che agisce nel rapporto sussidiario con le istituzioni, che si fa responsabilmente carico di essere appunto un movimento generativo, ossia capace di generare a sua volta risorse sotto forma di diritti, coesione sociale, salute, parità di genere, intercultura. Siamo una cittadinanza costantemente attiva che promuove educazione, civismo, etica, cultura sportiva, dentro le reti sociali, nel forum del terzo settore, nel quale abbiamo rafforzato il nostro peso all'interno dell'associazionismo di promozione sociale.
Un terzo settore che ha di fronte a sé una nuova legge delega. Oggi in attesa di decreti legislativi, dopo quello relativo al servizio civile universale, particolare traguardo non solo degli enti di servizio civile, ma soprattutto per i giovani che intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e che ci vedrà impegnati a rilanciare opportunità di accesso per far vivere una tale esperienza nei nostri percorsi associativi. La WISP fa parte della squadra che sta seguendo l'iter degli ulteriori decreti attuativi che si stanno predisponendo per evitare problematiche soprattutto sul terreno fiscale e su quello della valutazione di impatto sociale che riguarderà tutti i soggetti del terzo settore. Si aprirà pertanto una nuova sfida che ci porterà ad un rinnovato e puntuale lavoro soprattutto sul livello territoriale, per essere presenti ai tavoli delle reti sociali, per investire in percorsi formativi che diano strumenti tali da far cogliere le opportunità di crescita nell'agire tra le reti e per intercettare eventualmente progettazione e risorse. Dobbiamo porre le basi per diventare un vero e proprio laboratorio di innovazione sociale, che sa mettere a sistema le proprie buone pratiche e le rende replicabili per offrire occasioni di crescita e sviluppo territoriale. Riforme, quindi, come quella che lo sport sociale attende da anni. Su questo terreno, lo diciamo francamente, crediamo sia arrivato il tempo di aprire una nuova stagione nella quale ognuno dei soggetti in campo è tenuto a fare la propria parte per raggiungere un obiettivo di civiltà nel nostro Paese. Una legge nazionale che sappia affrontare i cambiamenti che la pratica sportiva ha subito soprattutto negli ultimi 10 anni. Una legge che chiarisca chi fa che cosa, che superi l'anomalia tutta italiana del Comitato Olimpico, che eviti l'oscillazione tra il ministro con delega ed il sottosegretario alla vigilanza, che valorizzi il pluralismo dei soggetti del sistema sportivo, che stabilisca criteri di rappresentanza democratica uguale per tutti, che sappia riconoscere il peso della consistenza e della qualità nel rapporto con le risorse complessive, che indichi la definizione di sport di stampo europeo. Nel Consiglio nazionale del CONI, arriverà tra poco, il presidente Giovanni Malagò ha spesso parlato di riforma dello sport, auspicandola. Allora, appena chiuso il congresso olimpico, chiederemo al neoeletto presidente di cominciare a scriverla insieme, con il governo e il Parlamento, nel tavolo della governance di cui ha parlato il ministro Luca Lotti, e raccogliendo i tanti contributi che pur ci sono stati e le istanze degli altri ministeri, tra cui sicuramente quello all'istruzione, e da cui titolare è appunto la ministra Fedeli. Senza tatticismi però, sui tempi brevi della legislatura, e senza infingimenti. Diversamente, il rischio è che si possa allargare il solco più che ridurre le distanze. Un decreto Balduzzi non modificato in relazione all'attività ludico-motoria, i rapporti problematici con alcune federazioni sportive, la delibera CONI sulle discipline ammissibili, provocherebbero proprio quel rischio. Per tale motivo promuoveremo una campagna ed una mobilitazione dal basso per la modifica del decreto Balduzzi, attraverso un ordine del giorno da far adottare nei consigli comunali per evidenziare e rendere coerente il valore del movimento, dell'attività motoria nel rapporto con le politiche pubbliche. Ferma restando la nostra posizione circa il lavoro fatto sulla trasparenza e la tracciabilità dei dati per gli enti di promozione sportiva, se non dovesse trovare una forma di valorizzazione o un riconoscimento normativo l'attività che facciamo, sarà naturale chiedere, per esempio, che il registro delle associazioni sportive dilettantistiche possa stare al Ministero dello Sport, come accade per la legge sulla promozione sociale che è presso il Ministero del Lavoro? Lo sport, la terza agenzia educativa del Paese, non può procedere per sovrapposizione di norme nel tempo. Ha bisogno di un intervento sistemico che sappia riconoscere innanzitutto la potenza formativa della cultura sportiva e sull'istruzione. Ne approfittiamo della presenza della Ministra per chiedere di aprire un percorso e rinnovare il protocollo con il MIUR che abbiamo siglato nel 2006 per la formazione del personale della scuola, per avanzare anche qui culturalmente. Oggi tutti sostengono il grande valore dello sport sociale come movimento generativo, come piace chiamarlo a noi, che intercetta trasversalmente le politiche, lo dicono tutti, salvo poi non dare conseguenza o creare incongruenza, come dicevo prima, nel caso di risposte normative. Crediamo non ci sia davvero più tempo da perdere. La riforma richiede la responsabilità di tutti, proprio per la crisi di sistema che da tempo si avverte nello sport italiano. Scandali, doping, inchieste, è il momento del coraggio per ognuno di noi, qui ed ora.
Lo stesso coraggio che abbiamo avuto come WISP nell'affrontare una riforma del nostro modello organizzativo, sia nei confronti delle attività, sia nel rapporto con il territorio, che ci ha fatto mettere in gioco e che ci ha permesso di essere credibile come forza sociale e come associazione di sport, che non sa solo rivendicare ma svolge soprattutto un ruolo di stimolo, di pungolo, verso le istituzioni sportive e quelle civili ad ogni livello. Continueremo ad investire nella partecipazione, condivisione dei percorsi, per rendere collegiali le scelte, agevolare il confronto delle idee, allargare la squadra della governance, per redistribuire il peso delle responsabilità, a sollecitare le tante risorse territoriali che abbiamo, provando ad arricchire sempre di più la nostra proposta sportiva, una proposta che va costantemente rinnovata e che deve trovare una propria identità evolutiva che sappia coinvolgere tutta la filiera organizzativa delle nostre strutture di attività per integrarle in modo sistemico con le politiche associative, una WISP quindi policentrica. Nei prossimi giorni, come indicato dalla riforma, coinvolgeremo tutti i livelli associativi per decidere insieme il percorso che dovrà dare sbocco alla nuova organizzazione delle strutture di attività, partendo da tutto il bagaglio delle esperienze vissute e trovando insieme strade e proposte per promuovere nuova cultura e rinnovate pratiche sportive e motorie per i soci e per i cittadini. Una sperimentazione che dovrà valorizzare le nostre società sportive sul territorio, le quali hanno bisogno di essere orientate, informate sulla grande opportunità che offre lo sport sociale. Anche loro devono sentirsi generatori di nuove risorse da mettere a disposizione delle comunità, capaci di produrre capitale sociale oltre le occasioni della pratica sportiva. Abbiamo bisogno di farle crescere in consapevolezza, le dobbiamo accompagnare nel rapporto con la WISP, ma soprattutto con le varie istituzioni e reti sociali. È qui che possiamo immaginare le praterie che abbiamo davanti, nella sollecitazione di tutte le nostre basi associative per renderle sempre più coscienti di essere forza capace di importanti trasformazioni sociali nel rapporto sussidiario con le istituzioni. Non solo servizi, dunque, ma formazione, valori etici e responsabilità sociale. Temi che ci riguarderanno ancora fortemente dovranno essere giovani, lavoro, parità di genere, tutele, welfare inclusivo. In questo modo saremo in sintonia con i bisogni del Paese. Siamo arrivati all'ultimo miglio, sto per concludere, un congresso che ci ha tenuti impegnati da settembre dell'anno scorso, un fiume di partecipanti, di invitati, numeri veri, una forza sociale viva e vivace che mette in campo non solo idee, ma pratiche quotidiane. Abbiamo rinnovato circa il 65% dei nostri presidenti tra comitati territoriali e regionali, senza farsi tentare da logiche di rinegoziazione del vincolo del doppio mandato, che avevamo assunto come impegno nel percorso della riforma, un'altra sfida vinta, che è un esempio da mettere sul tavolo della politica, delle istituzioni e dello sport. Il mio ringraziamento è davvero allora sentito verso tutte le nostre e i nostri dirigenti che si sono messi a disposizione, perché abbiamo mandato un grande segnale di maturità associativa, di rinnovamento e civiltà democratica a tutto il Paese. Siamone orgogliosi. Un ringraziamento sentito poi a tutte e tutti coloro che quotidianamente, a partire dai livelli territoriali, regionali e fino al nazionale, svolgono nei vari uffici dei nostri comitati un lavoro lontano dalla ribalta, ma preziosissimo. Grazie a tutte e tutti i dirigenti ai vari livelli, a tutti i settori, agli organi di garanzia e di controllo, a tutte e tutti coloro che a vario titolo fanno parte del sistema WISP che non si esaurisce solo nei percorsi dell'associazione, agli operatori, ai giudici, ai volontari, a tutti per il mandato appena concluso. Faticoso, ma pieno di risultati che abbiamo raggiunto. Grazie anche per questo meraviglioso allestimento. Così come un ringraziamento sentito va a tutte le nostre e i nostri invitati che con modalità diverse caratterizzeranno la loro presenza qui con noi. Un contributo che abbiamo chiesto e che accettiamo volentieri e che sono sicuro ci aiuterà ancora di più a convincerci della forza delle reti, dello scambio dei saperi e delle contaminazioni necessarie, dell'importanza di abbandonare sempre di più logiche autoreferenziali. Un congresso che ha scelto quindi una strada precisa, indicato una direzione chiara, che chiama tutti noi ad essere conseguenti nel futuro lavoro che ci attende, che ha agito il terreno del confronto, della democrazia e non delle rendite di posizione, che ha messo al centro il valore delle idee, pronti allora a mobilitare le nostre forze migliori e a conseguire nuovi obiettivi con l'approccio di uno sguardo lungo e coraggioso. Avanti! Il futuro sembra essere difficile e complesso, sta a noi,
Sta però a noi migliorarlo e renderlo pieno di speranza. Il movimento generativo può e deve farlo. Grazie. Grazie. Allora, chiedo al presidente Malagò di prendere posto. Perché... Al centro tu, al centro. Chiamo Valerio Piccioni, grazie, per condurre questa tavola rotonda. Prendiamo posto per cortesia, così recuperiamo anche un po' di tempo e proseguiamo nei lavori. Vi chiedo davvero di prendere posto, perché poi la ministra è già stata cortesissima e ha tempi stretti, perché sennò rischiamo di... Prendete posto, grazie. Mi limito semplicemente a dire una cosa, poi lascio la parola a Valerio. E Whisper la rinascita è quella borsina, l'hashtag che abbiamo indicato noi, è un ulteriore, diciamo, segnale, gesto che compiamo verso le popolazioni terremotate, in questo caso, diciamo, con un indirizzo chiaro anche di rilancio, di rinascita e di ripresa economica. Sono dei prodotti che ci siamo permessi di mettere dentro la sacchettina di ogni delegato e quindi anche degli ospiti. E Valerio, la parola a te. Grazie a Giovanni Malagò per essere arrivato, ancora una volta alla ministra Valeria Fedeli, che è già stata qua con noi da un po' di tempo. Grazie davvero per la pazienza e per la disponibilità. Valerio, grazie a te. Buonasera a tutti, e naturalmente permettetemi di dire in pochi secondi che è un piacere stare qui in una organizzazione di cui sono peraltro tesserato immodestamente, con pessimi risultati sportivi, ma con grande invece passione ed entusiasmo e condivisione. Ma naturalmente vestirò dei panni diversi, che sono quello del giornalista, e visto che abbiamo parlato di zone terremotate, io vorrei proprio un flash rapidissimo su un'iniziativa che è stata condivisa sia dal Ministero dell'Istruzione sia dal CONI, che è il lancio di questo liceo sportivo ad Amatrice, che è un liceo veramente che significa molto, che significa speranza, che significa futuro, e quindi mi permetterei di interpellare subito la Ministra su questo argomento e su questo percorso. Ci eravamo lasciati con un solo iscritto che veniva da Brescia, ora mi sembra che ce ne sono di più, e penso che questo anche simbolicamente sia un'iniziativa molto forte. Sì, intanto grazie, buonasera a tutte e a tutti, ringrazio l'arrivo puntuale del presidente Malagò. Vabbè, perdonato, scherzo, no. Invece facciamo una cosa seria, invece io lo ringrazio, in realtà lo voglio ringraziare, perché lui e la ministra che mi ha preceduto, la ministra Giannini, avevano fatto un'intesa che poi ho perfezionato e sto realizzando, che considero molto importante, che è quella che poi sono andata anche a presentare lunedì scorso ad Amatrice, che è quella di dare un indirizzo specifico al liceo scientifico di Amatrice, che si sta costruendo, si deve costruire. E ci auguriamo tutti, giusto Presidente, che possa essere inaugurato a settembre di quest'anno un indirizzo sportivo internazionale. La grande novità è che quando lunedì siamo andati, diciamo, a fare una cerimonia di comunicazione su questo insieme al sindaco di Amatrice, siamo arrivati a 27 iscritti, quindi siamo nella condizione di aprire la prima classe di questo nuovo indirizzo sportivo internazionale, che credo sia davvero abbia un grande significato. Mentre lo presentavamo con il sindaco, come
Malagò Giovanni sa benissimo, è molto forte e ha reagito immediatamente dopo la tragedia veramente pesante di Amatrice, ha reagito subito e l'altro giorno, prima che arrivassimo davanti a tutte le studentesche, le studentesse, gli studenti, ai dirigenti, mi ha detto e mi ha fatto subito la proposta di come chiamarlo questo liceo. Ve lo dico perché secondo me ha una grande forza il fatto che lo chiameremo esattamente con la data del giorno della tragedia del terremoto, il che significa che quando tu entrerai in quel liceo ti ricordi delle ragazze, degli studenti che sono morti, ma nello stesso tempo dici c'è un futuro, c'è la vita, si continua a studiare. Credo che questo sia molto importante. C'è un impegno che credo però dirà il presidente Malagò. Mi auguro che il giorno dell'inaugurazione di quel corso e comunque della scuola, del nuovo liceo, ci sia anche la possibilità di avere, con il contributo che ci sarà di tutte le federazioni, ma sicuramente del presidente Malagò, di far vivere quella giornata anche con la presenza delle sportive, degli sportivi di significative discipline, perché anche questo significa portare là la forza del futuro e della rinascita. Quindi grazie a Valerio che ci ha fatto subito questa prima domanda, credo che sia importante perché reagire e ricostruire insieme quel giorno significa che l'Italia può davvero ricostruire e guardare al futuro. Grazie. Allora, già mi sono messo in ginocchio davanti al Ministro, chiedo scusa del ritardo, però Enzo sapeva, Presidente Manco, che sono giornate complicate, anche perché in questi giorni gli enti di promozione, discipline sportive associate, gli enti territoriali, gli enti provinciali, le associazioni benemerite stanno tutti al rinnovo delle loro cariche, per cui poi è inelegante che il Presidente del CONI, in un mondo in cui, Valeria, tu lo sai perfettamente, Enzo è uno di questi rappresentanti, ma Valerio Piccioni è un attentissimo conoscitore del nostro mondo, abbiamo una componente democratica, forse mi sento di dire che non dobbiamo veramente diciamo metterci in condizione che qualcuno la possa criticare. Perché lo dico? Perché in un paese in cui non si sa quando si va a votare e soprattutto non si sa con quale formula o quale legge si va a votare, noi in realtà abbiamo 11 milioni e mezzo di italiani, tra cui ovviamente voi, che sono tesserati alle federazioni, alle discipline sportive, agli enti di promozione, che praticamente, io dico sempre, come la matriosca a cascata, a un certo momento eleggono 76 rappresentanti che sono di fatto, parola magari oggi non troppo di moda, diciamo il Parlamento dello sport italiano, e oggi questi stakeholder sono oggettivamente tutti importanti. Sono tutti importanti perché il calcio vale né più né meno come la pesca sportiva. Una disciplina sportiva magari con 200.000 tesserati è equivalente a quella che magari nasce adesso, che magari tra qualche anno ne avrà di più, ma adesso è solo una start-up. Abbiamo bisogno poi, per parlare del tema del liceo sportivo di Amatrice, dell'aiuto di tutti, perché in mezzo a questi 27 ragazzi e ragazze che vengono da tutte le parti d'Italia, devo dire il primo che ha cominciato con coraggio a rompere il fronte è un ragazzo di Brescia, guardate che non è una cosa da sottovalutare, perché insomma io non so quanti di voi hanno un figlio o un nipote che ha 14 anni, tra i 13 e i 14 anni, che si deve iscrivere a un primo liceo. L'idea che possa partire, in questo caso da 500-600 km di distanza, e dice: papà, mamma, io ho visto che c'è l'iniziativa del liceo sportivo ad Amatrice, e va lì su un progetto che oggi è solo sulla carta, in una zona terremotata, e quindi c'è anche oggettivamente, e abbraccio qui il mio amico Enzo Imbastaro, presidente del CONI dell'Abruzzo, che c'è anche una componente emotiva, una componente psicologica complessa, bisogna veramente a questi ragazzi dirgli grazie, perché è l'Italia bella, l'Italia dello sport, è l'Italia che funziona. E poi sono arrivati altri 26 che hanno aderito. Adesso qual è il punto? Il ministro Fedeli, Valeria, devo dire che è stata da subito, come è arrivata al Ministero, un formidabile motore del progetto insieme al sindaco Pirozzi.
c'è una struttura dove questi ragazzi devono dormire, di fatto una foresteria, degli alloggi. C'è una struttura dove questi ragazzi devono andare a scuola, ma soprattutto c'è una struttura, perché sennò non sarebbe un vero liceo sportivo, dove fanno pratica a seconda di quello che è la loro disciplina. C'è chi fa badminton, chi ci fa pallamano, c'è chi fa calcio, chi fa tennis, chi fa pallacanestro. Ci sono anche discipline meno popolari. Ma attenzione, la cosa più importante è che questo prescinde da quello che invece l'attività della città o cittadina o paese, chiamatelo come volete, di Amatrice, di tutto, diciamo, il circondario di Amatrice, perché quello è il palazzetto dello sport che voi avete visto tante volte anche in televisione, che è stato il luogo, diciamo, di prima accoglienza, dove praticamente si sono potuti alloggiare tutti gli sfollati. L'idea qual è? E concludo. CONI, anzi Ministero, MIUR, CONI, amministrazioni locali, che è quello non solo di trattenere la popolazione di Amatrice e di tutte le realtà terremotate sul posto e metterlo in condizione di avere una vita normale, non voglio dire come quella di prima, ma paradossalmente e provocatoriamente anche migliore, perché le case dovranno essere a prova sismica e il palazzetto dello sport dovrà essere interamente rifatto, ma soprattutto cercare di ripopolare con qualcheduno che viene da fuori, vedi il concetto del liceo sportivo, per mettere in condizione logicamente di avere una socialità e una vita. Siamo felici che il mondo dello sport, noi con il fondo sport e periferie abbiamo dato un contributo importante per il palazzetto dello sport, siamo andati in deroga a quelli che erano i criteri adottati sulla famosa classifica di quegli luoghi che avevano avuto questo tipo di opportunità, perché ovviamente avevano una priorità diversa, ma al tempo stesso logicamente il MIUR ha detto proviamo a creare una generazione di persone e attenzione, oggi siamo al primo anno, prossimo anno dovremo trovare altri 25-30 ragazzi, ma io credo che la parte più difficile sarà quest'anno, quindi viva l'Abruzzo, viva Amatrice, viva lo sport, complimenti all'iniziativa del Ministero. Grazie dunque al Presidente del CONI Giovanni Malagò. Ora magari entriamo più nel vivo di questa frase, di questa suggestione, Europa chiama Italia una nuova cultura sportiva. Io penso che si possa cercare intanto una parola per cominciare, Vincenzo Manco, il Presidente dell'UISP, e chiedendola in prestito da Italo Calvino e dalle sue lezioni americane, a me viene in mente molteplicità. Oggi una nuova cultura sportiva deve partire dalla molteplicità. L'idea che lo sport sia un'isola, sia qualcosa a parte, che non è contaminato da nulla, che vive in un mondo tutto suo, questa mi pare sia stata travolta dalle cose, forse anche dalle parole che abbiamo detto su Amatrice. È impossibile stare fuori ciò che succede, è impossibile togliere dalla testa quello che è accaduto poche ore fa a Londra, eccetera. E però il suo ruolo, evidentemente il ruolo sociale dello sport, si ingrandisce sempre di più, si allarga, conquista anche proprio nuovi pensieri, nuovi stati d'animo. Il sistema sportivo italiano che voi rappresentate, diciamo, a vario titolo e con una varia veste, e in parte ovviamente anche la ministra dell'istruzione, protagonista ovviamente di ciò che avviene in Italia di sportivo, di motorio, di fisico, risponde a questa parola molteplicità? Oppure siamo ancora fermi, diciamo, a qualcosa di troppo rigido, che fatica a rispondere per esempio al mondo dello sport dove nascono nuove discipline, dove si fa sport ormai in tutti gli ambienti, non solo negli stadi, nei palazzetti, nei campi. Ecco, a questo punto come siamo messi? Io ti ringrazio Valerio per la domanda, perché credo che questa sia un po' anche il cuore della nostra discussione di questi tre giorni. Intanto ne voglio approfittare, io la dico così, voglio bene a Giovanni e capisco quando lui dice noi siamo una grande democrazia, quello del movimento sportivo, però è vero che all'interno di quella idea di democrazia, se guardiamo soltanto lo statuto del CONI e il sistema del CONI, beh, uno dice la pesca sportiva, che non mi sembra però Giovanni, poi capisco che non mi sembra che sia proprio, diciamo, paragonabile allo stesso modo considerabile, diciamo, come il calcio, per tutto ciò che accade, per le risorse che girano. C'è un tema però di democrazia che è declinato all'interno del CONI, all'interno dello statuto del CONI. Responsabilità del CONI? No, il CONI ce l'ha, c'è una legge, fa le robe, quello statuto viene, diciamo, vidimato a Corte dei Conti e quant'altro. Il punto è, una federazione sportiva che viene riconosciuta dal CONI, dopo due secondi siede al tavolo del Consiglio Nazionale.
Gli enti di promozione sportiva, che secondo me, lo diciamo subito noi come WISP, da tempo non dovrebbero essere 15, non dovrebbero essere 15, però ecco, a proposito di elezioni, noi adesso dovremmo cercarci i famosi consensi per poter essere rappresentati. E la WISP, 1.334.272 soci, vale tanto quanto l'ultimo ente di promozione sportiva, rispettabilissimo chiaramente, a differenza delle federazioni che votano con il voto ponderato, eccetera, eccetera. Quindi c'è un tema di, diciamo, di democrazia anche interpretabile, e visto che domani appunto ci sono i trattati, diciamo, le celebrazioni dei trattati di Roma a doppia velocità, se non a tripla. Le molteplicità di cui, la molteplicità di cui tu parlavi è assolutamente la realtà che viviamo non tanto oggi nel nostro paese o in Europa, ma da moltissimi anni. La domanda di sport si è modificata tantissimo e non è più, ecco l'idea del movimento generativo, non è più soltanto, cioè secondo me siamo dentro una terza fase. Noi abbiamo attraversato la fase della WISP popolare, per cui c'erano le discipline sportive che erano elitarie. La pratica delle discipline sportive era elitaria nel dopoguerra. Conquistiamo quella fascia sociale dei meno abbienti, eccetera. Arriviamo negli anni 90 e diciamo lo sport per tutti, ovvero non c'è più la centralità della prestazione, della medaglietta, della coppa, eccetera, c'è la centralità della persona con i suoi limiti e con i diritti che gli devono essere riconosciuti. Oggi secondo me siamo in una fase ancora ulteriore, perché le modificazioni della domanda di sport, per come e la cultura europea intende la pratica sportiva, lo sport, eccetera, noi oggi siamo in grado di poter dire che quando vai a fare un intervento in una periferia, a proposito delle periferie al centro, non stai facendo semplicemente quell'attività sportiva, stai dando cittadinanza a quel pezzo di territorio, stai ricostruendo una ferita di una comunità, generi quindi risorse, capitale sociale. E vado a bomba rispetto alla domanda. Questa molteplicità, parliamo poi, non so, del parkour o di altre, diciamo, anche attività che ormai sono destrutturate rispetto alle discipline classiche, ma questa specificità, se non riesce a trovare legittimazione, e vado quindi qui ad un'ulteriore provocazione con Giovanni, peraltro l'abbiamo vissuta di recente, sul tema del delibera per le discipline sportive ammissibili. E se lo sport è un valore, ne parlano tutti i ministri, ne parlano tutti i parlamentari, ne parla assolutamente il CONI e le federazioni, da qualche parte questo valore deve essere riconosciuto. Ecco perché io prima provocavo, lo anticipavo Giovanni quando siamo entrati dentro, ho detto guarda che ti ho tirato per la giacchetta, perché c'è bisogno davvero di mettere insieme, però. Noi non possiamo permetterci che c'è una proposta da una parte e poi io sarei per riaprire. Il ministro Lotti ha parlato del tavolo della governance, lì devono essere messe su quel tavolo le molteplicità, quello che è la cultura sportiva europea, quella definizione. E allora le molteplicità troveranno senso e troveranno anche sede e io aggiungo sviluppo. Naturalmente, intanto, diciamo un tra parentesi, perché quando ha cominciato a parlare Vincenzo io ho fatto una battuta, diciamo mi sono trasferito, come dire, dalla poesia alla prosa, mettiamo così, ho detto che la parola chiave di questo momento dello sport, oltre a molteplicità, è statuti, perché si parla nelle federazioni, gli enti di promozione, al CONI, all'ANIENE, sempre di statuti, per cui poi magari sentiremo anche Giovanni su questo, che sempre ha delle bellissime risposte al servizio, per cui sicuramente non si sottrarrà. Però Ministra, questa molteplicità non pone dei problemi grandi alla scuola? La scuola in fondo è ancora lì al bivio, no? Tra una cultura dell'educazione fisica e motoria in generale e l'ingresso, la tentazione invece della cultura sportiva, no? E queste due situazioni spesso non riescono a incrociarsi, nel senso che spesse volte hai dentro la scuola una certa resistenza e soprattutto la sottolineatura della differenza tra educazione fisica, avviamento motorio e cultura sportiva, e dall'altra parte invece c'è un mondo che preme per esempio occupando naturalmente legalmente le scuole il pomeriggio con le proprie società sportive, con la propria proposta e la propria offerta di sport. Ecco, allora, in tutto questo che cosa può fare
lo Stato, diciamo, qual è il ruolo dello Stato? E in questi anni non è stato delegato troppo al CONI, al sistema sportivo in generale, questo capitolo della vita delle scuole? Ma non perché loro hanno sfruttato male, loro hanno occupato uno spazio, anzi sono stati dei supplenti spesse volte molto efficaci, ma ora in questo momento non c'è forse la necessità di una svolta? E io, mi dispiace, ma su questo ho identificato quale potrebbe essere la svolta, ma non l'ho identificata io, ma è un po' frutto della mia capacità di ascolto in questi anni nelle scuole. Va benissimo il tutor, va benissimo quello che state facendo con sport di classe, quello che si faceva prima con l'alfabetizzazione motoria, ora si è moltiplicato. Però quando è che vedremo 100 professori di educazione fisica assunti e al lavoro nella scuola primaria? Allora, intanto voglio subito sottolineare che invece dal mio punto di vista il lavoro di rapporto e di funzione che ha svolto il CONI e tutte le federazioni che sono state coinvolte, secondo me hanno creato quelle condizioni nel rapporto con la scuola, ma vale anche il rapporto che abbiamo avuto con l'UISP attraverso un protocollo che, diciamo, tacitamente si rinnova. Anche questo, secondo me, bisogna sempre partire dalle cose positive che sono state fatte. Hanno segnato che cosa? Questo secondo me è un punto importante. Guardate, mentre venivo qui in macchina stavo sistemando l'intervento che dovrò fare lunedì pomeriggio al Senato, quando ricorderemo il bicentenario della nascita di Francesco De Santis, primo ministro dell'Italia Unita. E la cosa che mi colpiva mentre guardavo anche proprio i suoi dati da ministro era che ci ha tenuto molto, allora siamo alla fine dell'Ottocento, diceva che l'educazione fisica non era solo educazione motoria. Adesso, per dire, lei me la propone qui la svolta dentro le scuole, però è vero che nel tempo si è andata consolidando un'idea per cui la materia, diciamo così, sportiva, la disciplina che riguardava questa materia era un po' secondaria, non, diciamo così, non considerata. Che cosa? Ecco, questo è. Io penso che sia giunta quasi a maturazione. Io uso la parola quasi perché sono, come noto, una pragmatica, al di là della mia opinione. È giunta quasi a maturazione, certo una svolta che adesso lei mi pone, che è quella però che presuppone che cosa? Intanto presuppone che la questione delle attività sportive diventi una cultura legata agli stili di vita complessivamente intesi, e quindi ad un elemento del benessere che deve essere parte di una cultura diffusa, se posso permettere, una parte proprio della crescita culturale, quindi della partecipazione attiva di tutte e di tutti. Quindi materia, attenzione quando dico questa cosa, materia trasversale alle opportunità formative che tu devi trovare nelle scuole. Sono d'accordo su questo. Poi discutiamo anche, lei non è il primo che ovviamente mi pone anche recentemente questo tema, quando assumiamo, diciamo così, gli insegnanti o le insegnanti, sottolineo anche le insegnanti di educazione fisica. Benissimo, facciamo anche questo percorso. Guardate, però la cosa più importante in questa fase è far diventare punto di attenzione, di sostegno e di richiesta molto più largo il fatto che questa parte di disciplina è parte degli stili di vita. Noi su questo abbiamo già fatto un investimento che, se viene vissuto dalle scuole, abbiamo fatto di recente questa scelta di fare il PON, quindi un'offerta formativa esattamente includendo, tra l'altro in modo specifico, ma la Golo sa, 60 milioni di euro specificamente per far avere l'educazione fisica in particolare nelle scuole del Mezzogiorno, quindi anche dove meno c'è questa possibilità. Però deve entrare dentro una cultura che appartiene agli stili di vita, cioè se entra in questo, allora anche dal mio punto di vista, questa è una cosa che posso dire, anche dal mio punto di vista può rientrare, essere ripresa con più forza anche l'idea di una figura specifica. Guardi, non è indifferente però questo dato, perché devi anche scegliere cosa significa
questa figura e scegliere in quale contesto di offerta formativa e di percorsi curriculari tu la inserisci. Io considero, diciamo, le scelte che si stanno facendo al MIUR, ma che sono anche figlie di una scelta di qualità e di innovazione della didattica, dei percorsi formativi, una scelta importante che ovviamente avrà bisogno di chi su questo è preparato, su questo si deve attivare, quindi ci sarà anche un reclutamento specifico. Ma no, lo dico sapendo che uno avrebbe voglia di dire domani mattina lo faccio, no, sono una persona che se dice una cosa poi la fa, non è questo oggi il terreno, ma è un terreno su cui stiamo costruendo il risultato, la possibilità, scusate, della svolta. Insisto però in quale contesto lo collochiamo, perché questo mi sembra un elemento importante. Nella formazione che stiamo facendo anche dei docenti, questa questione degli stili di vita che sono anche una prevenzione a tanto e sono anche una, non so come dire, sono anche skills nuovi che vogliamo immettere dentro la scuola, perché lo sport significa anche una capacità di relazione, di inclusione, di qualità di gioco di squadra che fa anche apprendere in modo diverso, meno verticistico, meno individualista, anche l'insieme degli apprendimenti è un elemento fondamentale. Allora anche una nuova figura, se mi posso permettere, una nuova figura di professore, educatore di educazione fisica diventa un elemento fondamentale che viene immesso in un percorso scolastico largo e diventa curriculare a tutti gli effetti. Lo dico perché di questo stiamo discutendo. Grazie. A proposito della sua correzione sulle insegnanti, c'è questo dato che ho letto, no, è una semplice parentesi, in Italia le insegnanti sono l'83%. Sì, però apro subito su questo, se lei mi provoca io rispondo, perché guarda caso, storicamente la maggioranza delle docenti di ogni ordine grado, tranne quando si arriva ai docenti universitari o ai livelli di responsabilità, sono tutti uomini. Adesso che stiamo rimettendo in circolo e in campo una politica di fortissimo investimento sulla funzione, sulla professionalità delle docenti e dei docenti, cominciano, guarda caso, alcune osservazioni che non sono mai avvenute in questi 60 anni, in cui la prevalenza è femminile. Perché? Perché adesso diventa una professionalità, cosa su cui io considero questa una scelta fondamentale che dobbiamo fare, una professionalità che deve essere fortemente riconosciuta per la sua funzione e quindi anche rinnovo del contratto e retribuita, perché se no non è possibile avere un reclutamento adeguato. E vuol dire anche avere un reclutamento adeguato vero, quindi dando valore a questa professionalità. Adesso si pongono il problema che la maggioranza sono donne. Ci sarà qualcosa che non funziona, Sì, sì, ma in verità io lo osservavo come un fatto positivo della scuola, visto che invece nello sport spesse volte abbiamo invece una certa difficoltà a scoprire, per esempio, a formare, a lanciare dei tecnici e delle allenatrici. E di Giovanni Malagò volevo approfittare proprio per ovviamente lanciarlo su questo discorso, lui avrà già tante cose da dire con questa prima parte del dibattito. Io apprezzo di Giovanni soprattutto il fatto che da una formazione campionistica, perché Giovanni Malagò ovviamente è stato un giocatore di calcio a 5 a livello nazionale, ha vinto scudetti, è stato e ancora per qualche giorno presidente del circolo della società sportiva civile più vittoriosa in Italia, però partendo da questa formazione che io chiamo un po' riduttivamente campionistica si è sporcato le mani, questo bisogna dargliene atto, e il problema della pratica sportiva è stato un problema della ampiezza della pratica sportiva in Italia, è stato un problema che ha obiettivamente riempito, credo Vincenzo, tu che sei un frequentatore anche del palazzo sportivo, dei palazzi sportivi di Roma, ha riempito obiettivamente questo quadriennio. Però ora c'è un problema, cioè una sfida così ambiziosa, per esempio quella di rappresentare tutti quei milioni che sono fuori da questo sistema degli 11 milioni, ma che stanno dentro la pratica sportiva, e parliamo di 7-8 milioni di persone già censite secondo l'Istat, Istat che appunto
ha parlato di segnali positivi sul piano dell'aumento della pratica sportiva in Italia, particolarmente nelle fasce giovanili. Ecco, la domanda è questa: ma questo sistema, CONI, federazioni, enti di promozione, spesse volte, consentimi, troppo autoreferenziale, troppo facciamo tutto noi, troppo siamo i più bravi del mondo, ha la forza per rispondere a questa sfida? Tu credi che sia necessario un intervento, per esempio legislativo, o credi che già dentro, con questa situazione, con questo sistema, ci siano le forze per poter muovere dagli 11 milioni e, per esempio, conquistare altre fasce di popolazione e di territorio? Allora, hai toccato molti temi, cerchiamo il più possibile di essere sintetici, anche se devo essere sincero, sono argomenti che mi appassionano. Allora, una premessa personale: nel 1982 ho vinto una finale di Coppa Italia qui a Montesilvano, nel Palazzetto dello Sport. C'è qualcuno di Montesilvano qui sul posto, per curiosità? Nessuno, fantastico. C'era il sindaco. Esatto. E per cui ritorno sul luogo del delitto a 34 anni di distanza, felice, è stata un'esperienza meravigliosa. Punto primo. Anche se era un calcio a 5 diverso, perché si giocava con le scarpette Superga e non con quelle di adesso, il pallone era un normale 5, addirittura un 4, poi tramutato a 5, soprattutto la palla rimbalzava. Adesso si gioca, diciamo, si chiama football de salao, il pallone è controllato, ma detto questo fa parte, diciamo, dell'evoluzione delle discipline sportive. Seconda considerazione, Valerio, grazie per quello che hai detto, perché anche se magari la mia, diciamo, estrazione è diversa magari da quello che è la base del mondo della WISP, io credo che dal primo giorno l'avevo detto, l'avevo raccontato nel mio programma, spero di averlo mantenuto. Ci siamo incrociati facendo la corsa di Miguel organizzata dalla WISP, andando con Vincenzo nelle carceri a Frosinone, facendo un'esperienza con i ragazzi del rugby a Rebibbia, facendo tutta una serie di iniziative sociali. Io devo dire con molta franchezza, sono stato sempre molto laico, sono sempre stato proprio terzo, spero né un giudice né tantomeno una persona ovviamente con un ruolo diverso, però mi sono dovuto ogni tanto confrontare su quello che sono le istanze del mondo dell'ente di promozione, non sto parlando nello specifico della WISP, ma potrei entrare nel dettaglio, con quello delle federazioni. Per citare i numeri, Ministro, Valeria, le federazioni rappresentano esattamente un terzo del nostro movimento che Valerio ha ricordato tesserato, chiamiamolo controllato, affiliato, che è certificato, mentre gli enti di promozione rappresentano i due terzi. È chiaro che c'è uno spartiacque, c'è una linea di demarcazione che è quella del concetto dell'agonismo, che è quella praticamente di dov'è questo confine quando questo sport per tutti diventa, diciamo, comunque uno sport legato a dei risultati, ma i risultati possono non essere necessariamente dover vincere una medaglia. Io penso che non ci devono essere dei monopoli da una parte, io penso che ci deve essere sempre onestà e correttezza comportamentale degli altri. Direi che al 90% questi problemi sono stati risolti, poi c'è qualche focolaio magari tra la singola federazione e il singolo ente che ha comportato determinati problemi. Veniamo adesso poi al terzo punto. Io ho presentato insieme a un signore che si chiama Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, che presentato 10 giorni fa, che normalmente non è proprio uno che dà dei bellissimi risultati, delle gran belle notizie al nostro paese, perché è quello che praticamente certifica, anzi ti fa proprio una risonanza magnetica sullo stato dell'arte del PIL del paese, dell'occupazione, o meglio della disoccupazione, in particolare quella infantile. E per il terzo anno consecutivo nel mio mandato, ho detto una cosa sbagliata? Dovevi dire giovanile, non infantile. Chiedo scusa, ok. Giovanile, non infantile, chiedo scusa, errore. E per il terzo anno consecutivo ha riconosciuto che è migliorata la pratica sportiva di 1,5%. Per capirci, non si è mai fatto così tanto sport nel nostro paese come nel 2016, da quando esiste la Repubblica Italiana. Voi mi direte, ammazza, che sei così contento che sei migliorato solo dell'1,5%? Ferma. Innanzitutto
siamo molto migliorati tutti gli anni rispetto al PIL. Ma non è quello l'elemento del parametro che dovete guardare, e dovete cercare di rendervi conto che noi siamo un paese molto vecchio, credo che non lo devo raccontare anche a voi, tutti sanno perfettamente quanto siamo longevi, sappiamo benissimo, c'è anche un lato positivo in questa vicenda, che c'è una grandissima aspettativa di vita. Le femminucce vivono circa 82 anni, questa è la media certificata, i maschietti 80 anni. Rispetto al benchmark di riferimento dei grandi paesi, chiamiamoli sportivizzati, quelli con cui noi ci confrontiamo nel ranking del medagliere, noi ci abbiamo, fai conto la stessa, diciamo, Cina, non ne parliamo della Russia, ma anche degli Stati Uniti d'America, noi ci abbiamo 7, 8, 10, 15 anni di più di aspettativa di vita. Voi mi direte, e dove va a parlare il Presidente del CONI con il concetto della pratica sportiva? No, è proprio quello il punto, perché noi, malgrado siamo così vecchi, noi continuiamo a migliorare la pratica sportiva. Tanto è vero che Valerio ha detto, in particolare nelle fasce giovanili, perché tra 6 e 10 anni noi siamo aumentati quasi del 5%. Anche qui non c'è da ubriacarci di felicità, perché partivamo talmente bassi che è facile avere una potenzialità di crescita. Ma quando tu sei così longevo, è più difficile spiegare a mio padre di fare sport che ho già 85 anni. Questo è il punto centrale. Allora, mi riaggancio al tema della scuola. Questo argomento oggi, senza offesa per nessuno, è un dato di fatto, è tutto sulle spalle dell'associazionismo sportivo. Addirittura nel sud è al 100% sull'associazionismo sportivo. Perché? Perché il ministro Fedeli eredita una situazione dei suoi predecessori, ma non quelle di ieri, che devo dire la verità si sono messi in moto, si stanno adoperando, stanno investendo, stiamo realizzando dei progetti. Poi c'è un tema giuslavoristico, ma qui c'è un tema di funzione pubblica, c'è tutto un tema che non riguarda il mondo dello sport, che praticamente mette in condizione che la scuola vorrebbe anche fare lo sport, ma il problema è se c'è, diciamo, un edificio scolastico, un plesso, dove non c'è fisicamente la palestra, è complicato pensare di fare sport. Scusa se te lo dico, è quasi paradossale, è quasi una provocazione, anche se c'è un insegnante di educazione fisica che lo vuoi assumere, soprattutto se è donna, come avete sottolineato, ma dove gli fai fare lo sport? Dentro la classe? Oppure se la palestra che esiste non è omologabile, non è certificata per quello che sono le norme sismiche, c'è un tema che non riguarda solo la pianta organica del lavoratore, non riguarda solo la volontà di fare anziché una o due ore sulla primaria e portarla a quattro ore, ma c'è un problema di infrastrutturazione che oggi impone un decisivo rilancio, logicamente, della struttura sportiva servita alla scuola, soprattutto primaria, che consentirebbe a quei numeri, che già che sono molto positivi, di volare. E concludo. Due aspetti. Il primo, molto importante. Ogni punto vale 200 milioni di euro. Non lo dice Valerio, non lo dice Giovanni, non lo dice Valeria, non lo dice Enzo. No, lo dicono elementi certificati. La media di tutti gli scienziati, di tutte le ricerche, di tutte quelle che sono le analisi, rappresentano che quel punto vale 200 milioni di euro da moltiplicare per le aspettative di vita. Io che ho 58 anni, se oggi la media degli uomini è 80 anni, vuol dire che i miei 100 milioni di euro lo devo moltiplicare per 22 anni che mi sono rimasti di vivere. Questo è assolutamente certo. Per cui, quando noi ci presentiamo sistema, CONI, ente di promozione, da mamma governo, da papà Stato, gli diciamo tanto più facciamo sport e tanto più dimostriamo che spingiamo questo motore dello sport, tanto più ci devi riconoscere, fai conto come nei premi di produzione, nei rappel, nei bonus che nelle aziende esistono, ci devi riconoscere un ruolo che stiamo facendo, voi soprattutto, mondo dello sport e per tutti, un grandissimo sforzo. È il motivo per cui io, scusate te lo dico, per 4 anni mi sono stato vicino, per 4 anni mi sono stato riconoscente, ho dimostrato gratitudine, perché so benissimo che la spinta è venuta da questo mondo di base. Ma ultima considerazione finale in tutta questa vicenda sull'elemento dello sport è che oggi, come Valerio ha sottolineato, paradossalmente siamo dei giganti, 11 milioni e mezzo, però ci sono 30 milioni di appassionati in Italia. Lui ha detto sono 7-8 che lo praticano, ma gli appassionati sono 30. 10 li perdiamo perché sono davanti ai computer, sono davanti ai tablet, davanti ai telefonini,
Sono stato giovedì a mercoledì a Milano con l'amministratore di Facebook in Italia. Il grande problema oggi del digitale, che è un'enorme risorsa del mondo dello sport per attività di marketing, per attività sociali, per attività di merchandising, per valori aggiunti. Basta pensare che il CONI, grazie all'attività che abbiamo fatto con i social e soprattutto con Italia Olympic Team, siamo passati da 2 milioni e mezzo di ricavi di sponsor a 18 milioni. Capito bene di che parliamo? Ok, ma in tutto questo, però, il grande problema è che c'è della gente che magari sta tutto il giorno a guardare qualche cosa su internet e non pratica lo sport. Questo è una grande sfida, perché non vogliamo che il mondo dello sport va quasi in contrapposizione, va quasi in antagonismo, in competizione con il mondo dei social e il mondo digitale, che vale soprattutto con le nuove generazioni. Primo. Secondo problema, al di là dei 10 milioni che vivono sui social e non praticano sport, abbiamo 7-8 milioni, che Valeria ha sottolineato, chi sono? Sono delle persone che non fanno sport agonistico, per capirci non sono iscritti alla Federazione Italiana Atletica Leggera, non fanno sport di base, non sono iscritte all'UISP, ma la domenica mattina, senza dire niente a nessuno, si mettono un pantaloncino, magari diciamo vintage per capirci, delle scarpe da tennis, da ginnastica, che magari gli fanno male alla schiena, gli fanno male alle caviglie, gli fanno male ai polpacci perché non hanno i plantari giusti, non hanno la gommina giusta, quello che vuoi, e fanno chi un chilometro, chi tre chilometri, chi cinque chilometri, senza avere un minimo di controllo di natura medica, senza avere nessun tipo di certificazione, chiamiamola sanitaria, e senza nessun tipo, chiamiamolo, di filosofia di allenamento. Perché anche fare 1-3-5 chilometri, che in assoluto farebbe bene, se magari lo fai dopo che ti sei mangiato qualsiasi cosa, bevuto qualsiasi cosa, con un certo tipo di temperatura, con una certa umidità, senza verificare quelle che sono le tue caratteristiche, chiamiamole fisiologiche, può non essere positivo. La grande sfida vostra, e il CONI su questa partita è insieme a voi, e cercare quei 7 milioni di persone di portarli nel contenitore dello sport per tutti. E quei 10 milioni, sfida del Ministro Fedeli e dello Stato, di metterli in condizione, possibilmente continuando a utilizzare i social, di fare la pratica sportiva. Ecco, proprio diciamo sulla base anche di quello che ha detto il Presidente del CONI, io volevo chiedere alla Ministra una cosa. In questi mesi dove purtroppo dobbiamo fare i conti con problemi molto grandi, con situazioni di grande tensione delle nostre città, con tante angosce, tante paure, una delle iniziative dell'Europa era stata quella proprio di investire e di spingere i paesi a investire nel sociale, nelle periferie, nel presidio proprio del territorio, cosa che è stata fatta anche in Italia e cosa che è stata fatta con i famosi 100 milioni del Fondo Sport e Periferie. Spesse volte però, il Presidente del CONI lo sottolineava, qui oltre a un problema di risorse c'è anche un problema di chi fa cosa. Mi spiego, faccio un esempio banalissimo che i cittadini di Roma conoscono. Alle 5 del pomeriggio la scuola ha due sindaci, il Presidente del Municipio e il Preside. E non c'è esperto di diritto che tenga, perché questo dilemma è un dilemma che sembra irrisolvibile. Mi auguro che in altre parti del territorio sia tutto più chiaro. Però si pone un problema, diciamo, di una divisione di compiti, cioè dove finisce la scuola, dove comincia l'associazionismo, che cosa si può fare, diciamo, per sommare queste due forze, un incrocio, un intreccio che non sempre è facile. Allora, intanto per fortuna l'Italia non è solo Roma, lo dico perché c'è un punto anche di serietà nel rapporto tra chi fa il sindaco o la sindaca e, per esempio, i direttori regionali e i presidi o le presidi delle scuole. Lo dico perché in altre realtà non funziona così, in altre realtà esattamente, anche utilizzando le offerte formative e quindi le possibilità che ci sono, poi voglio dire anche una cosa sull'insieme della comunità di un territorio, avvengono cose differenti, cioè le scuole restano aperte, fanno convenzioni e
utilizzano esattamente i locali e laddove è possibile utilizzano le palestre esattamente proprio per fare attività sportive, ci sono anche rapporti con le associazioni. Sul terreno anche della mancanza di strutture che possono comunque esserci magari anche in una scuola dove si vorrebbe tenere aperto per poter far partecipare, guardate anche da questo punto di vista ci sono molti protocolli e molte responsabilità che sono state messe in rete e condivise, esattamente per utilizzare anche altri spazi che ci sono da parte di altri luoghi presenti in un territorio. Lo dico perché è un po' riferito a come spingiamo le giovani, io su questo sono molto d'accordo, come spingiamo le giovani generazioni a non restare tutti dai bimbi di 3 anni solo sui social, perché questo ormai avviene dai 2 anni in su, non è che avviene solo a 15 anni, a 14 anni, ad essere invece anche motivati, interessati alle pratiche sportive. Guardate, è esattamente quello di fare e di educare, a partire anche dal rapporto con i genitori, del valore dello sport, esattamente per, io insisto su questo tema, sugli stili proprio di vita, sul benessere che tu crei. Su questo, guardate, c'è ormai un'attività anche di convenzione di utilizzo degli spazi molto forte. Nello stesso tempo, però, per la responsabilità del Ministero, una delle cose che abbiamo fatto quest'anno è stato anche un investimento specifico, perché quando si fanno delle scuole nuove o si rimettono a norma delle scuole, il tema degli spazi per le attività sportive è un tema che deve fare parte e che fa parte della scelta dell'investimento, così come abbiamo fatto una linea di finanziamento specifica sulle attrezzature sportive per le scuole. Lo dico perché si è risolto tutto? No. Però quello che voglio dire è che c'è davvero una scelta che sta sempre di più arrivando in tutti i luoghi e poi si deve estendere, deve diventare strutturale per far entrare come punto fondamentale dentro una realtà scolastica, ma io dico dentro a una comunità e a un territorio tutto questo. Abbiamo l'esperienza, immagino che voi la conosciate molto bene, abbiamo l'esperienza, io credo importante, iniziata l'anno scorso, finanziata e che quest'anno di nuovo finanziamo sulle scuole aperte d'estate, esattamente nelle realtà che hanno ancora, diciamo, più difficoltà di altri territori, a proposito anche del titolo di questo congresso e del tema delle scuole al centro, delle periferie, in questo caso il nostro progetto Scuole al Centro, che è un altro degli elementi fondamentali, dove prevalentemente esattamente si fanno convenzioni su i temi dell'educazione fisica e quindi degli sport in modo particolare, con accordi con le diverse federazioni. Questo è andata molto bene l'estate scorsa, si allarga quest'anno, è un altro degli elementi importanti. Quindi dove si sceglie di fare intese si realizzano, dove ci sono le chiusure o da parte dei dirigenti scolastici o da parte dei sindaci c'è una miopia. Secondo me, questa è la mia opinione, dal punto di vista delle proprie responsabilità e funzioni, certo ciascuno deve fare il suo mestiere, assumersi le sue responsabilità, ma la cooperazione con un obiettivo condiviso, che soprattutto sono le nostre ragazze e i nostri ragazzi, dovrebbe essere una pratica comune, ecco, anche tra le diverse istituzioni. A proposito di questo, io vorrei fare un appello a voi tutti, enti di promozione, associazioni, date una mano alle scuole, perché spesse volte le scuole sono talmente sovrastate dalle cose da fare che a volte anche partecipare a un bando è complicato. È vero che esiste uno sportello, però io ho trovato tante scuole veramente vittime dell'impotenza, perché i soldi in qualche caso ci sono, in questo caso ci sono le risorse, però poi evidentemente sono talmente tante, diciamo la verità, Ministra, le sollecitazioni oggi delle scuole sono veramente i presidi e i professori, bisogna fargli un monumento, perché dico, pensiamo soltanto nelle scuole superiori a quello che significa l'alternanza scuola-lavoro, il problema di portare 500 ragazzi in giro, no? Di trovare degli interlocutori certi, affidabili, insomma immaginiamo che tipo di responsabilità oggi abbia un dirigente scolastico, un professore. Comunque ecco, no, volevo fare questo appello, però io insisterei adesso con il presidente dell'UISP, con Vincenzo Giovanni, vabbè, mi posso permettere di darti del tu, diciamo, anche in un contesto pubblico è finita la, diciamo, l'iniziale divisione dei ruoli,
Allora, Vincenzo, Giovanni mi sembra che abbia distribuito i compiti in un certo senso, cioè ha posto alcuni traguardi importanti, la ministra ne ha aggiunti altri e ha in un certo senso sottratto peso ad alcuni inceppamenti o dilemmi del sistema. Ma secondo te c'è necessità di un intervento legislativo per lo sport italiano e nello sport italiano, sulla base anche del fatto che purtroppo questa famosa legge sul ruolo sociale delle associazioni sportive è entrata in qualche vicolo cieco? Francamente io non so neanche dove sia finita, magari ce lo spiegherai tu stesso o no. Allora, rispetto a questo io proverei a fare un passettino indietro sulla chiacchierata, diciamo così, che stiamo facendo, no? Torniamo ai numeri e poi andiamo a ragionare anche di quello che è l'approccio e della cultura che vogliamo metterci. Allora, quei numeri, come diceva Giovanni, ci dicono che c'è, come dire, un approccio libero alla pratica. Io a questo approccio libero aggiungo che questa cosa arriva perché nel tempo ogni persona ha maturato che farsi quella corsetta non è più sottrarre, diciamo, del tempo e impiegare del tempo al proprio tempo libero liberato il lavoro. Quella roba lì è diventato un progetto di vita delle persone, perché incrocia gli stili di vita, una visione di sostenibilità del proprio corpo. Probabilmente quello lì che fa la corsettina, come diceva Giovanni, sarà anche quello che poi dopo va a farsi la gara podistica, no? E quindi, voglio dire, porta a casa la medaglia. Ma il problema oggi è, e quindi sto sempre ai numeri, al piano culturale, e ne approfitto della presenza della ministra Fedeli, perché mi è piaciuta la declinazione che ha fatto. Il tema oggi è: noi, il rapporto con la pratica sportiva, con la pratica motoria e la persona, lo vogliamo considerare nella fase evolutiva delle età? E quindi quando c'è il tema dell'infanzia e scuola ed è famiglia? Quando c'è il tema dell'infanzia e dell'adolescenza comincia ad essere anche impatto, per esempio, con quelli che sono gli spazi urbani? Quando comincia ad essere nel tempo, no? E quindi sempre più adulto e quindi anche anziano, c'è un'idea di cultura sportiva che dice che oltre alla competizione, e qui aggiungo, il terreno della competizione sta dentro all'articolo 2 del nuovo regolamento degli enti di promozione sportiva, per quanto riguarda anche, come dire, no? La possibilità degli enti di fare attività agonistica seppur in forma competitiva, ok? Quindi abbiamo trovato il modo per, come dire, per garantire che cosa? Che quando tu metti al centro una palla o un'idea, una sfida nasce. Certo, poi dopo non devi avere i ranking, non devi avere tutte le altre cose, e diciamo, quindi quella conquista ce la siamo tenuta. Il tema allora oggi è, Giovanni a questa domanda non ti ha risposto, su quegli 11 milioni hanno bisogno di, o invece ce la fa il sistema sportivo? Il sistema sportivo da quel punto di vista lì non ce la può fare, perché c'è bisogno che sia il governo, il Parlamento che si assuma la responsabilità, quindi i diretti attori che poi organizzano la pratica sportiva, di mettersi intorno a un tavolo e dire: ma per esempio le città, piccole o grandi che siano di questo paese, hanno bisogno di investimenti come, che sono piccoli, come accade per esempio in una città come Copenaghen, che tu attraversi i canali e ti trovi, no? Il tappetino plastico, ti trovi una rete che circonda uno spazio per poter praticare lo sport, e quindi gli spazi distrutti. Quei 100 milioni potevano essere o sono anche futuri investimenti per quanto riguarda l'impiantistica di prossimità? Quando tu costruisci un quartiere, devi per forza farti una piscina che risponde a quelle che sono le dinamiche del CONI? Sì, se hai bisogno, come dire, di prevedere anche quello che può essere l'evoluzione agonistica di, ma soprattutto se hai un'idea che lo sport, l'attività motoria, intreccia il benessere, sani stili di vita, produce capitale sociale, produce cittadinanza attiva, quindi vogliamo parlare, voglio dire, del rapporto con i migranti, il terreno dei migranti, anche su questo, o dei centri di accoglienza. Anche qui, voglio dire, qualche stortura l'abbiamo vista. Si va a fare scautismo o il movimento sportivo,
no? E da questo punto di vista si pone il tema di essere uno degli elementi e uno degli strumenti per non soltanto garantire accoglienza, ma costruire cittadinanza per questi cittadini, incontro con le culture di quel paese che li accoglie. E allora, da questo punto di vista, c'è necessario bisogno, cioè, di trovare un modo per incontrarsi e per dire, bene, gli attori sportivi, il sistema sportivo, il governo e il Parlamento, ripeto, per me, visto l'udienza del ministro Lotti, no, perché anche questa, ribadisco, lo dicevo prima nella relazione, questa oscillazione, un giorno è ministro, un altro giorno è sottosegretario, dopo un anno e mezzo è ancora ministro, dopo un anno e mezzo ancora è sottosegretario. Allora, questo dà l'idea di come il Paese non riesce a trovare uno sbocco chiaro per dare una definizione di quello che sono gli attori in campo e di quella che deve essere la cultura sportiva definita, che deve essere definita nel Paese. Se tu vuoi costruire un progetto di vita per ogni cittadino, e allora l'intervento nelle scuole deve essere che nel momento in cui tu hai un approccio con il ragazzo, con il bambino, ce l'hai con il gioco, ce l'hai con la psicomotricità, dopo cominci a costruirlo se qualcuno vuole per il talento. Altrimenti l'altra domanda che io faccio è: bene tutto ciò che facciamo dentro una certa fascia, come mai questo paese continua ad avere sempre nella solita fascia la percentuale alta di drop out e di abbandono? Quella roba lì ce la poniamo come tema? Se c'è un 1,5% di aumento della pratica sportiva, ma siamo comunque la maglia nera d'Europa sulla sedentarietà, su questo ci sarà bisogno di incontrarsi per dire appunto il chi fa che cosa e sulla base di quali risorse e quindi di quale sistema di governance nel paese che mettiamo sulla cultura sportiva che diventa appunto un'idea di benessere attraverso cui si formano i cittadini, le cittadine e le persone. È per questo che noi continuiamo a sostenere un percorso formativo, che deve essere un percorso formativo di assunzione di responsabilità di tutti e non di qualcuno che lo pensa. E poi, come dicevi tu prima, non ho, diciamo, notizie particolari su quello che è stato il percorso della legge, il disegno di legge per il riconoscimento del valore sociale dello sport, ce lo dirà sicuramente in questi giorni non solo Filippo Fossati, ma magari anche il primo firmatario di quella legge, ma altri parlamentari che ci verranno a trovare. Però è un altro degli esempi di un iter che si era incardinato nel Parlamento e che si è fermato, perché c'è bisogno di una responsabilità di tutti su questo, altrimenti noi non riusciamo ad avanzare, perché il chi fa che cosa oggi è necessario. Altrimenti, di fronte alla coperta corta, diciamocelo, o alla, e chiudo, sperequata distribuzione delle risorse in campo tra federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, eccetera, eccetera, e non mi riferisco chiaramente soltanto a quelli della legge di stabilità che prevede il finanziamento, diciamo così, del CONI, ma tra diritti televisivi e tutto l'altro resto, e quella roba lì non diventerà mai un modo per colmare le differenze e le distanze. E non è tanto una rivendicazione dei soggetti dello sport, ma quello che i soggetti dello sport insieme al governo, ripeto, e al Parlamento vogliono fare per ogni singolo cittadino e per ogni singola persona. Allora, diciamo che siamo un po', secondo i tempi che mi sono stati dati in dirittura d'arrivo, cerchiamo però di concederci un'ultima battuta. Ecco, proprio questo discorso cui tu accennavi, hai usato queste due parole magiche, diritti televisivi, magiche perché diritti televisivi dovrebbero, diciamo, riuscire a finanziare non solo il sistema sportivo, ma tutta la vita d'Italia, diciamo, perché c'è un'aspettativa nei confronti di queste due parole smodate. Però questo problema tra sport di vertice, tra calcio, per esempio, produttore di diritti e di risorse, grandi eventi e il resto del sistema, di questa quotidianità, è un po' qualcosa che noi ogni volta tiriamo fuori, ma concretamente non riusciamo a trovare una strada. Anche qui è complicato, diciamo, calibrare questo incontro. La domanda che volevo fare a Giovanni Malagò, ma non per aprire
una ferita che è ancora dolorosa, ma c'è qualcosa che può legare il grande evento, lo sport di vertice, a questo vissuto in cui porta a porta, diciamo, dobbiamo riuscire a conquistare evidentemente altro pubblico sportivo, soprattutto nella pratica sportiva? Che cos'è che può... A me veniva in mente una cosa che ho letto che mi ha, tra virgolette, sconvolto, che negli ultimi anni c'è stato in Inghilterra un progetto finanziato dalla Premier League nelle scuole primarie per la cultura sportiva, dove sono stati investiti 150 milioni di sterline, che credo sia poco meno della metà del finanziamento del CONI in Italia, ecco, per dare l'idea. C'è un possibile punto d'incontro oppure sono due mondi obiettivamente lontani? Allora, Valerio, ho letto anch'io di questo progetto. Credo che la platea si possa appassionare di un tema che riguarda proprio l'Inghilterra, o meglio la Gran Bretagna, correggo. Allora, voi avete visto che alle recenti Olimpiadi di Rio de Janeiro la Gran Bretagna è quella che ha fatto il più grande exploit nel medagliere. È arrivata seconda in assoluto, una popolazione più o meno come quella italiana, battendo addirittura dei colossi che hanno più abitanti, vedi la Germania, più, diciamo, più potenza economica come può essere la stessa Russia, al netto del problema dell'atletica e del doping, ma soprattutto, incredibile, ha battuto la Cina. Perché la cosa è sorprendente? Perché nel 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, quelli con il dio Coca-Cola per capirci, la Gran Bretagna, perché alle Olimpiadi si riuniscono le quattro, diciamo, le quattro nazioni dell'Irlanda, del Galles e della Scozia, che sono divise nel calcio, nel rugby e tante altre cose, ha vinto una medaglia d'oro. Mentre a Rio è arrivata seconda vincendo, se mi ricordo bene, 37 medaglie d'oro. Allora, la grandissima Emanuela Audisio, giornalista di Repubblica, la scorsa settimana è andata a, diciamo, a chiamare e a chiedere, a, secondo il mio modestissimo punto di vista, a quello che è il più importante personaggio della storia delle Olimpiadi moderne, che non è, attenzione, Michael Phelps o Usain Bolt, con tutto il rispetto che possa avere su questi due mostri sacri del nuoto e dell'atletica, ma è un signore che si chiama Steve Redgrave, anzi Sir Steve Redgrave. Perché lo considero più importante? Ma è la mia, una classifica del tutto, diciamo, soggettiva. Perché Phelps ha la possibilità nel suo sport di arrivare a vincere 8 medaglie in una singola competizione olimpica, e c'è riuscito. Bolt ha la possibilità di vincere 3 medaglie, paradossalmente 4 se facesse anche la 4x400. Il 90%, il 95% degli sport c'è una sola medaglia a disposizione. E questo signore, malato di diabete fino all'età di anni 17, un signore alto 2,03 m per 120 kg, ha vinto 5 medaglie d'oro in 4 competizioni olimpiche diverse nel canottaggio. Lui fu quello che vinse nel 96 la medaglia d'oro insieme a Pinsent nel 2 senza. Poi nel 2000 a Sydney ha fatto l'impresa delle imprese, e cioè nella stessa Olimpiade ha vinto il 2 senza e il 4 senza, cioè una roba mostruosa. Non è come vincere a tennis il singolo e il doppio. Chi conosce il canottaggio è come uno che ha vinto i 10.000 metri il sabato e la domenica ha vinto la maratona. Di questo stiamo parlando. Benissimo. L'Audisio chiede a Redgrave: cosa c'ha di vincente la Gran Bretagna e cosa non hanno gli altri paesi considerando i risultati che voi avete avuto? Sapete cosa ha risposto Redgrave? Baronetto della regina? No, guardate, in Gran Bretagna è un disastro. Questo l'ha detto Redgrave. Come un disastro? Sì, lascia perdere le medaglie che abbiamo vinto a Rio.
Lascia perdere i soldi a pioggia che mi sono arrivati addirittura quando noi abbiamo ospitato le Olimpiadi. Unico paese nella storia delle Olimpiadi moderne dal 1896 di Atene che ha vinto più medaglie l'edizione successiva ad averle ospitate in casa. Voi sapete che se uno gioca in casa c'ha il jolly come senza frontiere. Perché? Innanzitutto perché il governo ti finanzia molti progetti per cercare di essere più competitivi. Secondo perché c'è il grande vantaggio che c'è tutte le squadre già qualificate di diritto, che non è una roba da poco, e quindi c'è più possibilità di andare a medaglia. E lei gli dice, e perché mi dici questo? Perché quello gli risponde che in Gran Bretagna noi facciamo solo gli sport dove vinciamo. Noi facciamo solo gli sport, attenzione, nei college a certi livelli dove la retta costa 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 pounds. Tant'è vero che il sogno di un canottiere moderno, al di là di vincere le Olimpiadi, di andare a iscriversi a Cambridge e ad Oxford per fare la gara più antica del mondo. E perché lo dice Redgrave? Perché lì, dove non riescono a essere competitivi, non giocano proprio, non ci sono proprio i campionati, non ci sono le federazioni, non c'è la società sportiva, non c'è il territorio di competenza. C'è loro il sistema sportivo del CONI, che io orgogliosamente eredito, che è oggettivamente un'eccellenza, loro non sanno neanche che cosa è. Cioè noi abbiamo 140.000 società sportive che voi rappresentate sul territorio, in cui veramente ci sta a Roma 3 milioni di persone, ma c'è la bocciofila nel paese che non è neanche un comune, che sta magari su un altipiano, ci stanno 10 anime. E Redgrave ti dice, il sistema sportivo che io voglio è il vostro. È paradossale questo. Allora quindi noi ci troviamo, attenzione, in una magnifica sfida, che quelli hanno le risorse, perché la Premier League gli fa piovere in testa 3 miliardi di euro, soprattutto con l'estero, che vanno sul campionato più bello del mondo, che però non vanno, scusate se lo dico, per tutti, sullo sport. Tanto è vero che, faccio una battuta, che hanno puntato uno sport, che ne so, il ciclismo in pista, hanno fatto 11 velodromi in tutta la Gran Bretagna, quanti ce ne stanno in tutta in Europa. Il programma olimpico mette a disposizione 14 medaglie d'oro, quest'anno ne hanno vinte 12 su 14, una grazie a Dio l'ha vinto il nostro Lia Viviani. Cioè puntano, caricano 100 milioni di sterline su quello sport, noi giochiamo con 300-400 mila euro, è un miracolo già che Viviani ha vinto perché fa il professionista. Per cui questo tema va mediato, che è molto importante, questo tema deve essere preso in considerazione. Perché spesso si parla di argomenti di cui non si conosce anche culturalmente la storia. Non ho risposto a Vincenzo Manco, perché lui affettuosamente, perché è un mio amico, gli voglio bene, lo rispetto, lo stimo, me l'ha lanciata la provocazione. Che la stessa provocazione poi è arrivata tramite Valerio e ci confrontiamo con un ministro che io ho un rapporto personale a prescindere dai ruoli. Allora, il CONI fa tante cose. Io penso che le fa bene, qualche cosa magari... Abbiamo le nostre criticità, non dobbiamo essere autoreferenziali, ha ragione Valerio. Ma il CONI nelle cose tante che fa, una cosa purtroppo non è in grado di farla, non legifera. Vedo Filippo lì, non legifera. Per cui noi sempre lì dobbiamo andare a parare. È inutile che ci raccontiamo che facciamo i progetti più belli del mondo. Se ci incastriamo in una dinamica normativa che non ha uno sbocco, c'è da impazzire, è una dispersione di energie, di tempi, di risorse mostruosa. Io in tre anni ho passato governo Letta, Gnudi, governo Renzi, Del Rio la delega, governo Renzi, delega al primo ministro, governo Gentiloni, delega a Lotti. E ognuno di queste persone con le quali io ho eccellenti rapporti personali e professionali e istituzionali, si è portato il suo capo di segreteria, il suo capo di gabinetto, il suo capo legislativo, ho ricominciato tutta da capo, ricomincio ancora una volta da capo. E siccome però alla fine tutto questo passa, come dice Valerio, ad esempio per l'uniformità degli statuti, perché c'è una federazione che va da una parte e una DSA che va dall'altra parte, un territorio che dice in un modo e un altro che le dice in un altro. E se io chiedo la cosa più normale del mondo, sempre dal Parlamento e dal Governo devo passare.
scusate se ve lo dico, un altro elemento giace dopo essere stata approvata al Senato tramite la Commissione, la legge sui mandati, di cui tanto se ne parla, e anche qui c'è un fiorire di, scusate, di non conoscenza o di incompetenza della materia, perché in 3 anni e mezzo da quando sono diventato presidente del CONI ci sono 45 federazioni, di cui 2 vanno a metà mandato per gli sport invernali e il ghiaccio, ok? Il CIP che è diventato un ente pubblico e sono 42. Più ci unisci, scusate se ve lo dico, le 19 discipline sportive associate, che per lo statuto del CONI sono equiparate alle federazioni. Fai 42 più 19, fa 61. Volete sapere quanti sono i nuovi presidenti che sono arrivati? Ve lo dico io, sono 29 tra federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate. E mi sento dire che il nostro mondo non cambia. Beh, non lo so, siamo arrivati al 50% in 3 anni. Ma in tutto questo, almeno diciamo la ufficializzazione del limite dei mandati, perché di fatto oggi uno può andare oltre il secondo mandato col 55%, la vogliamo completare oppure dobbiamo ricominciare da capo con una nuova legislatura? Allora, conclusione. Io invoco, anzi imploro, che ci sia la possibilità, scusate se ve lo dico, secondo me è l'unica, perché per il resto andiamo sempre a patchwork, vuol dire bisogna volare all'incrocio dei pali all'ultimo minuto che sta per scadere il termine per salvare il salvabile su una norma che dà una mano al sistema sportivo, di fare un discorso serio, approfondito, integrale, completo, che riformi per intero il sistema dello sport sulla base delle esigenze del momento storico che stiamo vivendo, che non possono essere quelle di onesti del dopoguerra, perché spesso molti aspetti legislativi sono legati a quell'epoca. Quindi bisogna necessariamente fare una legge quadro, io dico sempre una bella cornice, in cui ci mettiamo tutte le istanze del vostro mondo. Ha ragione Enzo quando dice non abbiamo la stessa rappresentanza delle FSN, delle federazioni. E che è colpa mia che siete 15 e avete 5 posti in Consiglio nazionale? Perché per me la colpa, scusate se ve lo dico, la colpa non è solo che voi non avete 15 posti per 15 posti, 15 rappresentanze di enti di promozione, è che negli anni sono arrivati molti enti di promozione che non so se era giusto che entrassero, come negli anni non so se è giusto che entrassero molte discipline sportive associate. E negli anni sono entrate molte federazioni, lo dico con franchezza, che non so se era giusto che entravano. E io da quando sono diventato presidente, voi non avete idea le pressioni che ci ho avuto per avere federazioni nuove. Attenzione, a Tokyo andiamo con 5 sport diversi olimpici, di cui uno non è neanche DSA, 2 sono all'interno del sistema delle DSA e uno è di una federazione, il baseball, ok? Se avessi dovuto fare come si è fatto in precedenza, io solo di questi stakeholder ne devo fare altri 20, e questi 20 rischiamo di fare come i migranti, né più né meno, perché se la torta è quella vuol dire che la devo levare a qualcheduno. E per cui ecco perché chiedo, invoco che ci sia, scusate lo dico, un aspetto normativo che mi dia una mano per risolvere questo problema, perché io ho impedito a chiunque di entrare e ho dimostrato che avevo anche ragione, ma c'ho il CIO che preme, cioè le nuove discipline sportive, siamo arrivati a 384, avete capito bene di che parlo? Cioè il CONI oggi supervisiona, controllo, vigila 384 discipline sportive, sfido solo a immaginare qualcuna di queste quali sono, e tutte quante hanno un'ufficializzazione internazionale, scusate dico, è un meraviglioso manicomio, ma se no non arriveremo neanche ad avere quella capillarizzazione che abbiamo nel nostro paese. Per cui questa storia, questa favola, questa avventura che dice Enzo, diciamo, di capitale sociale, e anche perché ci sono delle discipline, non lo so, come può essere la palla a pugno piuttosto che gli sport tradizionali, che investono una grandissima fetta della nostra popolazione, magari della terza e della quarta età, e soprattutto perché ci sono le discipline sportive che solo pensarle, non 100 anni fa, ma 2 anni fa, che oggi ce le ritroveremo a Tokyo, c'è da accapponare la pelle. Perché puoi pensare, scusate se ve lo dico, che tu in Olimpiadi c'hai il surf. Oh, il surf, avete capito bene di che parlo? Sì, quello sulle onde. C'è un tema anche di farle queste onde e di farle tutte uguali. E i giudici che devono capire esattamente quello che sono i movimenti, perché lì non è che c'è un secondo che scatta come i 100 metri di stile libero o i 200 metri sulla pista. Allora,
il mondo in evoluzione, serve necessariamente la stessa celerità, la stessa complicità legislativa, perché sennò noi, senza offesa per le istituzioni, parlo ovviamente quelle ovviamente che hanno questa responsabilità, noi abbiamo un problema finale, che è lo stesso problema che c'ha oggi la WISP, che è lo stesso problema che hanno alcune federazioni, senza offesa per nessuna. Noi andiamo mille volte più veloci, cioè noi siamo estremamente più dinamici. Ecco perché io dico la legge quadro è l'unica cosa sulla quale praticamente ci chiudiamo dentro una stanza grande come questa, o se volete più piccola, tutti i rappresentanti, ognuno mette quelle che sono le proprie esigenze, si media, si trova un punto di incontro e si parte per un nuovo percorso storico che riguarda il mondo dello sport. Questo è il grande obiettivo del mio prossimo quadriennio e mi auguro con la nuova legislatura di trovare una profonda sensibilità e soprattutto una continuità di relazioni anche, diciamo, con le persone che sono indispensabili. Grazie. Grazie. Allora io direi di chiedere un'ultima cosa alla Ministra e poi di lasciare proprio il minuto conclusivo a Vincenzo. Ministra, in questa idea, necessità di cambiamento di cui ha parlato a lungo il Presidente del CONI, di questo intervento legislativo necessario, la legge quadro, ma secondo lei un qualcosa che possa per esempio dare alle donne la possibilità di contare di più nel dirigere lo sport? Purtroppo abbiamo avuto 29 nuovi presidenti di discipline associate o di federazione, ma non ci dobbiamo chiedere quante sono le donne, perché sarebbe una risposta decisamente triste. Vabbè, chiudo così. Intanto credo al secondo anno, quindi 2 anni fa, vero Presidente? Ho presentato un disegno di legge in Senato esattamente per chiedere al CONI, nella sua responsabilità, di dimostrare che non discrimina esattamente nelle discipline, nelle sue federazioni, la partecipazione delle donne. Ovviamente io non ho avuto, ho avuto le firme trasversali di tutti i gruppi parlamentari, ma come si vede anche per la nuova legge sull'insieme dello sport non c'è convinzione, quindi in democrazia i numeri sono fondamentali e ancora appeso lì. So che su questo si discute, ma io vorrei chiudere in questo modo. Io prendo sul serio, non so poi Fossati dirà quel che diciamo sta lavorando da questo punto di vista, però io prendo sul serio l'ultima frase del Presidente Malagò. Io sono d'accordo che bisogna avere una nuova legge quadro sull'insieme delle esigenze dello sport e in questa nuova legge quadro pretendo che all'interno ci sia la norma antidiscriminatoria nelle discipline e nelle responsabilità. Allora discuto seriamente, perché questa non è un'esigenza della Ministra Fedeli, è un'esigenza della società. Questa è una società, se vogliamo davvero estendere la cultura dello sport e far partecipare, io tra l'altro sia in termini agonistici e hanno delle esigenze, sia in termini di cultura di benessere e sono un'altra esigenza, non sono la stessa cosa, quindi non vanno nemmeno mischiate, penso che significhi, per poterlo fare, facilitare alle ragazze giovani di poter fare calcio e non indirizzarle solo a fare la pallavolo. Significa avere una possibilità da questo punto di vista anche nelle responsabilità di primo livello di tutte le federazioni. Io ci sto. Se questo tavolo viene fatto e si trova una legge quadro di principi, mi raccomando, norma antidiscriminatoria, perché questo è anche un punto di credibilità per una cultura moderna che guarda in avanti per lo sport nell'Italia e ci adeguiamo davvero, questo lo dico proprio così, ci adeguiamo davvero al titolo di questa tavola rotonda come in Europa. Cioè io il giorno che vedrò il Presidente della Repubblica, perché può farlo, e il Presidente del Consiglio italiano, perché può farlo, come fa la Merkel di andare ad una straordinaria partita di calcio femminile con tutti gli sponsor e tutte le TV
che lo seguono, lo fanno diventare un punto della nazione, dico che anche l'Italia sarà innovativa e moderna. Allora, in attesa di aprire il tavolo, vediamo se Giovanni Malagò ci sta, come ha invitato la ministra. Allora, no, questo però è importante, questo è molto importante. Ascoltate bene, perché credo che su questo argomento anche è indispensabile fare chiarezza. Ovviamente sono strafavorevole, ma sarei anche, diciamo, un suicida politicamente se non la pensassi così. Non lo so, lo sono, però attenzione, un concetto importante. Non esiste nessun altro settore del mondo che equipara da tempo come lo sport gli uomini e le donne. L'abbiamo studiato ovunque, attenzione, ovunque. No, ma è la verità, Valeria, ti sbagli, fammi arrivare al concetto finale, è importante. No, perché sennò uno parla di argomenti che non conosce, no, allora io conosco. Diventa imbarazzante. Fatemi un attimo fare il ragionamento. Cosa vuol dire? Che tutto quello che viene riconosciuto all'interno del mondo dello sport, oggi, non vi offendete, universo femminile, voi siete trattate meglio degli uomini. Fammi parlare, poi dopodiché ognuno tira le sue conclusioni. Fatemi parlare un secondo, perché la mia non è una provocazione. Chiuso in positivo. Vabbè, su di te però, cioè, fate quello che riaprire. Se posso parlare, non sai dove vado. No, figurati, ma non è una cosa contro di te. No. Scusa, devo finire il ragionamento, dai, perché sennò non è serio. Abbi pazienza. No, non è una cosa contro di te. Alle Olimpiadi, chiedo scusa, fino alla Seconda Guerra Mondiale le donne non potevano partecipare. Alle Olimpiadi, dopo alcuni anni, molte discipline sportive... Sì, però se dobbiamo fare silenzio... No, un attimo, scusa, anche perché è un momento pazienza. Molto interessante del confronto, no, non roviniamolo. Non sapete quello che, dove vogliamo andare a parlare. Dopo gli anni 60 e 70, finalmente e sacrosantamente, tutti gli sport hanno cominciato a prevedere la presenza femminile. Oggi alle Olimpiadi, il CIO, io sono un cittadino italiano, un'istituzione della Repubblica Italiana, ma io rappresento il CIO in Italia. Oggi non solo tutti gli sport alle competizioni olimpiche prevedono la presenza delle donne, ma sono equiparate come numero, come competizioni, come medaglie olimpiche. Ci sono due sport, chiedo scusa, che sono la ginnastica ritmica, se non interessa... Abbiate pazienza, ok. Che ci sono la ginnastica ritmica e il nuoto sincronizzato, qui ci sta Laura del 7, sono esclusiva delle donne. Cioè, tradotto in italiano, alle Olimpiadi ci sono più atlete donne oggi che atleti uomini. Il canottaggio, che dal 1896 della prima Olimpiadi fanno sempre la stessa gara di 2000 metri, hanno eliminato due competizioni maschili per mettere lo stesso numero di atlete donne con gli atleti uomini. Al CONI, non so se voi questo lo sapete, io sono obbligato a eleggere lo stesso numero di atlete donne in consiglio nazionale insieme agli atleti uomini. Questo vale sia per gli atleti sia per i tecnici. Addirittura questa legge è stata talmente, consentitemi dire, provocatoria, che è andata a discapito delle donne. Sapete perché? Perché io, quando sono stato eletto presidente del CONI, su due rappresentanti degli atleti, ne ho fatto eleggere, cosa per niente semplice, tutte e due donne. Una è Fiona May e l'altra Alessandra Senzini. Cioè, in giunta due donne sono rappresentate, cioè due atleti sono rappresentati, io ho portato due donne. Oggi addirittura, in virtù della parità di genere, si arriva alla provocazione che una delle due donne deve andare a casa, perché in virtù della legge che ci deve essere almeno una donna quanto un uomo, siamo costretti a eleggere un uomo anziché al posto della seconda donna. E tanto è vero che i tecnici, scusate, che ce n'è uno solo, io porto Valentina Turisini, che è la commissaria tecnica dell'Unione Italiana Tiro a Segno, quella che ha fatto vincere a Campriani due medaglie d'oro, come rappresentanza. Dove voglio arrivare, se completo la possibilità di spiegare le cose come stanno? Che quando c'è la carta da giocare, io voglio solo donne.
Ma dopodiché, quando invece c'è da eleggere qualcheduno, è inutile che qui le donne, scusate, applaudano l'intervento della ministra, non lo dico per cattiveria, gli enti di promozioni sono 15, tutti quanti eleggono 15 uomini. I comitati regionali, no, per questo ve lo voglio dire, i comitati regionali in Italia erano 21, a forza di rompere le scatole alle donne e dire di eleggere, alla fine hanno eletto Paola Mora, che è la rappresentante di Trento, perché me la sono accarrozzata io una per una, però almeno candidatevi. Le federazioni che sono 45, a parte la figlia di Gimondi, non ce n'è una che si è candidata. Allora non si può dire nel mondo dello sport, perdonatemi, che è preclusa alle donne, perché il mondo dello sport le donne le considera più importanti oggi degli uomini. Il problema è la rappresentanza democratica e quindi devi chiedere, perdonami, a cominciare dai rappresentanti della WISP come di tutti i rappresentanti degli enti di promozione, perché non ci sono delle donne che rappresentano gli enti di promozione. Ma il mondo dello sport non c'entra nulla con la parità di genere, l'abbiamo acquisita da 30 anni. Per cui, e concludo e chiedo scusa se mi sono appassionato, raccontare che un atleta, un tecnico, un dirigente non è, tra virgolette, rispettato nel nostro mondo, non è serio, non è corretto, non è giusto, non è vero. Serve solo avere più coraggio da parte dell'universo femminile per andare ad acquisire i posti che contano nel mondo dello sport. Noi stiamo formando tutta una nuova classe di dirigenti, molti sono anche ex atleti. Io penso che tra qualche anno ci sarà un universo di donne che finalmente potranno essere votate. Però credetemi, non c'è non solo nessun pregiudizio, ma c'è solo una grandissima voglia che loro diventino le protagoniste del domani. Grazie. Allora, siccome il punto non è ovviamente personale e nessuno imputa al presidente Malagò nulla, però diciamo tutti i dati che cosa ci dicono, e su questo è un impegno comune, non a caso io raccoglievo la parte finale, facciamo un tavolo, facciamo una legge generale dello sport, abbiamo detto, in cui ci sono le diverse esigenze e tipologie, ero partita da lì, e non a caso io per esempio non ho usato la parola parità, ma ho usato norma antidiscriminatoria, che concettualmente è totalmente differente. Perché? Perché il punto vero è togliere gli ostacoli e togliere esattamente ciò che invisibilmente, apparentemente discrimina. Dico tre cose. Uno, sono i percorsi che partono dal basso, che il tema non è donne candidatevi, ma federazioni, luoghi nel territorio, togliete tutti gli ostacoli a questi, che è anche un modo in cui ci si pone, si costruiscono le candidature, ma ci sono delle cose che dal mio punto di vista sono ancora molto arretrate. A parità di professionismo non si può non riconoscere che il corpo di una donna a un certo punto, soprattutto se giovane, può andare in maternità. È riconosciuta? No. No, questo è un punto, io lo so che è un punto complesso, non è una cosa semplice, però questo è un tema. I premi a parità, ne hanno parlato tutti i giornali, noi vinciamo, ma il tipo di premio che viene preso dalle campionesse donne non è uguale a quello dei campioni uomini. Questi sono temi che vanno posti. Io so che è un tema complesso, Giovanni, vuoi che non lo sappia? Lo so, perché da quando ho cominciato ad occuparmene guardando dentro e non essendo io mai stata una ideologica su questo, ma esattamente proprio per muovere rispetto ad obiettivi condivisi, voglio solo togliere ostacoli, quello che dobbiamo porci tutti, perché è un interesse di tutti, il punto è, certo che partecipano, ma il tema è che la condizione, per esempio, del percorso professionale, perché di questo stavamo parlando, non è uguale, perché viene utilizzato tutto in modo neutro, ma noi non siamo neutre, non possiamo esserlo, perché ci sono periodi in cui tu devi e poter essere tutelato, perché ovviamente non è un tema che riguarda il percorso di vita di un giovane sportivo. In questo, quando si dice, e io a questo mi riferivo perché credo profondamente che su questo non possano esserci, diciamo, da un punto di vista democratico, una diversità di opinione, io penso che quando ci si siede a un tavolo per avere la legge quadro complessiva sullo sport, che guarda le diverse tipologie, una norma, insisto sulla parola perché per me è fondamentale, almeno questa è la mia convinzione,
una norma antidiscriminatoria, che è cosa differente dalla parità di genere. Lo dico perché questo vuol dire anche quali politiche e quali sostegni devi dare e devi avere esattamente per rimuovere gli ostacoli, non per impedire delle cose, ma per rimuovere degli ostacoli. Questo a me pare un elemento importante, soprattutto se tutti, ciascuno per le sue competenze, vuole esattamente arrivare a quell'obiettivo. Questo è per me un punto importante. Guardate, vale anche, Giovanni me l'ha già sentito dire in sede di Ministero nazionale, quando vogliamo far sviluppare lo sport anche nelle classi elementari, questa cosa è una cosa importante, mentre sappiamo che le nostre ragazze, le nostre bambine trovano già degli ostacoli culturali nella società, nella famiglia, nella scuola, per intraprendere anche alcune attività. Gli si dice non sono per bambine, non sono per ragazze, e quindi anche da questo punto di vista culturalmente è un elemento estremamente importante. Lo dico perché questo è secondo me un taglio utile al lavoro che in Parlamento si sta facendo, o che credo si intenda fare. Siccome si fa e si vince, si fa e si vince, se lo facciamo insieme, uomini e donne del mondo dello sport, nella responsabilità pubblica, ciascuno per le proprie funzioni, invito Giovanni, dovresti essere tu uno dei primi, insieme a tanti altri che lo hanno già fatto, a promuovere nello sport la campagna internazionale dell'ONU, I4C, perché se in ogni luogo dove si opera non c'è discriminazione, è un valore dello sport che esattamente viene non solo declamato ma praticato. Allora Vincenzo, forse la morale del pomeriggio è che c'è bisogno di discutere qualche volta, no? No, infatti io ringrazio davvero tantissimo la ministra Fedeli, ringrazio Giovanni, e credo che abbiamo dato corpo a quello che potrebbe essere, se lo facciamo davvero, se ne abbiamo l'intenzione, quel famoso tavolo per costruire legislazione. Il tema è proprio questo: riconoscersi e riconoscere la complessità. Io non voglio mettermi in competizione, perché credo che ogni organizzazione, e sarebbe sbagliato, anche se siamo sportivi, ogni organizzazione deve essere consapevole dei propri limiti. Quindi, come dire che oggi la WISP conquista 4 presidenti donna nei comitati regionali, no. Credo che il tema sia consapevolezza di discriminazioni che comunque in questo paese ci sono. Assumersi una responsabilità chiara, questo lo voglio dire non soltanto sui temi di genere che abbiamo trattato qui, lo voglio dire perché la cosa strana di questo benedetto paese nel sistema sportivo è che in quell'articolo 1 il CONI è la confederazione delle federazioni e delle DSA. Dove stanno gli enti di promozione sportiva nell'articolo 26? Nonostante siano lì, gli enti di promozione sportiva, anzi, siamo a casa nostra, la WISP ha scelto da tempo di avere 2 mandati per la presidenza nazionale, per le presidenze regionali, la WISP, senza aspettare una legislazione. Ecco perché parlo di responsabilità sociale. Capisco il tema del CONI di cui parlava Giovanni, ma è altrettanto vero che nel momento in cui una legislazione non arriva, dal punto di vista della consapevolezza e della responsabilità, quella cosa lì, non tanto sull'elemento di Giovanni, ma soprattutto sulle federazioni, quindi sul CONI, quella roba lì continuerà ad esistere. In più, sul tema, e chiudo, sul tema che riguarda tutte le possibilità che noi abbiamo per poter far avanzare, ripeto, la cultura sportiva in questo paese, credo si possa dire, dopo gli impegni presi sia dal presidente Malagò e dalla ministra Fedeli, che domani cominciamo a scrivere l'articolato, cioè di questo stiamo parlando, no? Il 12 di... Ma coinvolgeremo anche, Filippo, ve lo dicevo, no? Il Parlamento... No, perché su questo, come dire, tireremo, no, perché il tema non è aspettiamo, il tema è Giovanni, dal 12 di maggio ci si mette lì e cominciamo a ragionare, coinvolgendo appunto anche i ministri. Grazie a tutti, grazie ancora davvero. Grazie a tutti, e volevo qualche secondo di attenzione soltanto. Sento di dover dire una cosa: oggi è il 24 marzo ed è una data legata purtroppo a 2 grandi tragedie che hanno avuto delle vittime anche tra virgolette sportive. Il ricordo di queste vittime ci ha portato a condividere
alcune esperienze insieme, anche con Giovanni, con Vincenzo, con l'ISP o con il CONI. Il 24 marzo del 1944, naturalmente, purtroppo la data dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ricordiamo anche un grande campione regionale di atletica che si chiama Manlio Gelsomini. Il 24 maggio del 1976 è la data nefasta del colpo di Stato in Argentina e ricordiamo l'entusiasmo, la passione spezzata a 25 anni di un ragazzo che si chiamava Miguel Venancio Sanchez. Grazie a tutti. Vedrete alcune testimonianze, alcune storie importanti che legano i volontari dirigenti QISP sul territorio alle istituzioni. Grazie a tutti voi di aver accettato. Oggi Valerio Piccioni prima ricordava alcune date, io ne ricordo un'altra, era il 24 agosto 2016, 7 mesi esatti, una scossa di 6 gradi ci dicono, ma sappiamo che è stata una scossa infinita anche ieri in realtà. Sappiamo ci sono state alcune scosse più lievi certamente nella provincia di Rieti. Era il 24 agosto 2016, siamo esattamente a 7 mesi dalla tragedia e le prime scosse accumuli, lo ricordiamo, provincia di Rieti, Arquata del Tronto, Amatrice, Norcia e poi il 26 ottobre, Visso, Ussita, il 30 ottobre, Norcia, Preci, il 18 gennaio le ultime, gli ultimi cascami di queste scosse con la tragedia di Enrico Piano. Tutto questo ci ha mostrato un'Italia tremenda, un'Italia difficile, un'Italia brutta, dolorosa, ma anche un'Italia bella, un'Italia che sa reagire, l'Italia dei mille borghi. Ecco, l'UISP oggi pomeriggio in questa mezz'ora vuole raccontare a tutti voi, e grazie di essere qui con noi e anche ai 400 presenti, i delegati e i volontari UISP da tutta Italia, vuole raccontare come questa Italia bella, l'Italia delle piazze, delle comunità, l'Italia dei comuni, attraverso lo sport può essere migliore. Lo sport dà un contributo non solo sui playground, nelle palestre e nei momenti del tempo libero, ma anche nei momenti di difficoltà. Ecco, questo è un aspetto molto importante, l'orgoglio ferito del nostro paese riparte, rinasce. Questo è lo slogan della UISP, UISP per la rinascita, anche attraverso lo sport, queste intimità violate che attraverso lo sport ritrovano dignità. Grazie a tutti voi e il presidente dell'UISP, presidente uscente in questi casi si dice, ma noi come avete visto abbiamo scritto presidente, presidente UISP, ricordavo a tutti voi, voglio ricordare anche i 4 presidenti regionali delle 4 regioni di questo terremoto che passerà alla storia come il terremoto del centro Italia, un nome se volete strano, però noi vogliamo ricordare i 4 presidenti regionali che ci hanno aiutato a organizzare questo incontro, che sono Alberto Carulli, presidente regionale UISP Abruzzo, Andrea Gianzanti, presidente UISP Lazio, Armando Stopponi, presidente UISP Marche e Stefano Rumori, presidente UISP Umbria. Proprio Stefano Rumori è stata la persona alla quale io ho chiamato in quei momenti, era il 24 agosto, per capire che cosa stava succedendo. E Stefano Rumori mi ha detto, guarda, ci siamo attivati, siamo in campo attraverso i nostri motociclisti, perché i motociclisti arrivano là dove neppure gli elicotteri riescono ad arrivare. E mi fece parlare al telefono con Francesco Corsini, che è qui tra voi. Ecco Francesco, non ci conoscevamo, ma sono io che t'ho disturbato quel giorno, tu già eri partito per i luoghi del terremoto e ci hai raccontato, ci hai fatto un racconto che poi è stato ripreso anche da Repubblica, da altri. Motociclista, soccorritore di Perugia, presidente del gruppo, del club Gruppo Moto SOS Perugia. Francesco, io comincerei da te. Siamo tutti ovviamente un po' vittime anche di tempi ristretti, quindi vi chiedo di attenervi tutti attorno ai 3 minuti. Francesco Corsini. La breve esperienza che abbiamo avuto nei primi anni 90 con la formazione di un piccolo gruppo di motociclisti
che un bel giorno si sono detti, ma forse solo fare gare, solo fare rumore con la nostra disciplina che è l'enduro, magari disturbando animali o escursionisti a piedi o persone che vivono altri sport e hanno diritto di farlo in piena libertà, forse è anche il caso di mettere a frutto quello per cui noi siamo più capaci, cioè raggiungere località impervie con rapidità estrema. Questo l'abbiamo messo a punto purtroppo nel terremoto del 97 che ha colpito le zone di Foligno. In particolare ci siamo trovati ad operare sulle piccole frazioni montane dove c'erano località isolate che abbiamo raggiunto. Forti di questa esperienza siamo intervenuti ad Amatrice con un piccolo gruppo che ha portato medicine e anche conforto nei primissimi giorni del sisma. Quindi la nostra presenza è stata quella di monitorare e ispezionare località irraggiungibili perlomeno in tempi rapidi, riportare alla Protezione Civile quello che vedevamo, soprattutto dare una parola di conforto, portare un medicinale, portare qualcosa da mangiare. Quindi in moto con gli zaini abbiamo fatto queste operazioni che sono di poco significato in quello che è una tragedia come il terremoto, che però in queste prime ore sicuramente sono state apprezzate. Per quello ci hanno chiamato gli angeli del fango, e questo lo dico con orgoglio, perché come ho detto all'inizio di questo breve ragionamento, siamo riusciti a farci apprezzare per qualcosa di più che non il rumore. Questa volta non siamo stati brutti, sporchi e cattivi, ma siamo stati, come dice qualcuno dalle nostre parti, forza WISP, avanti e forse prima di tutto. Poi a questa fase chiaramente subentra l'organizzazione generale che ha operato in quelle zone, ma abbiamo comunque un progetto che è quello su Norcia, di praticamente coinvolgendo il comune di Foligno, con cui siamo rimasti in ottimi rapporti dal terremoto del 97 appunto, per portare alcuni container che vogliono essere una forma di vicinanza a Norcia, alle popolazioni colpite dal terremoto, e quindi non parlare di moduli abitativi ma di moduli sportivi, cioè creare una piccola casa dell'associazionismo per le associazioni sportive, perché chiaramente è giusto che nel tessuto sociale colpito dal terremoto si ricostruiscano le abitazioni e tutte le cose primarie, ma poi è importante poter offrire luoghi e modi di socializzare e di incontrarci con le persone che devono ritrovare una vita sociale in questi posti. Comunque io devo solo ringraziare gli amministratori locali che ci hanno accolto veramente a braccia aperte e con i quali abbiamo collaborato in silenzio, lavorando duramente, ma sicuramente apprezzati da loro. Grazie a loro. Grazie Francesco anche per questa tua pacatezza, davvero che ci trasmette la tranquillità della quale ci sarebbe bisogno. Tu hai parlato di amministratori e qui abbiamo il sindaco di Preci, in provincia di Perugia, Pietro Bellini. Sindaco, voi siete stati toccati in particolare il 30 ottobre da una delle tante scosse, quella del 30 ottobre, e le immagini di Preci e di Norcia con la Basilica di San Benedetto distrutta hanno fatto il giro del mondo. Ecco, qual è il compito di un amministratore di fronte a quel dramma? Sì, buonasera a tutti. Quando succedono eventi così disastrosi, naturalmente da quel momento in poi cambia completamente la vita di una comunità a 360 gradi. Noi a Preci, dobbiamo dire la verità, il 24 di agosto
abbiamo subito l'impatto di quella scossa, ma la mattina dopo ci siamo resi conto che i danni erano stati lievi, quindi tra virgolette, scusate se uso un termine un po' particolare, ci ritenevamo un po' fortunati questa volta. Perché dico questa volta? Dico questa volta perché forse voi non sapete che quel territorio, quella parte dell'Umbria, che è il territorio del comune di Preci, in 40 anni ha subito 4 eventi sismici, 1971, 1979, 1997 e questo del 2016, che ci ha visto poi nella scossa del 30 ottobre letteralmente in ginocchio. Questa è una cosa molto importante, perché volevo dire il 24 eravamo riusciti ad avere un limitare i danni, perché noi venivamo fuori dalla ricostruzione del 1997, quindi non l'avevamo ancora completata, e questo è stato un elemento importante. È come se il terremoto in quel territorio ha trovato più resistenza. Indubbiamente era stato fatto un bel lavoro, un lavoro che dopo le scosse del 24, quelle del 26 di ottobre, il 30 probabilmente non hanno resistito, e quindi il mio comune su 18 frazioni, 8 sono zone rosse, e quindi non abbiamo persone in queste frazioni, e tra le 8 c'è anche il capoluogo. Capoluogo che il 5 di agosto era stato inserito tra i borghi più belli d'Italia. Non solo borghi più belli, io dico anche borghi più importanti, perché Preci è famosa anche per la sua scuola chirurgica preciana, è un luogo di eccellenza culturale che vede questo spaccato importante, e quindi su cui si stava lavorando molto, tant'è che stavamo rilanciando questo territorio, questo paese, come, non solo come luogo di cultura, terra dei chirurghi, ma soprattutto cercavamo di candidarci come cittadella della medicina. Quindi un progetto straordinario che era iniziato con un convegno pochi giorni prima del terremoto. Avevamo tutta una serie di programmi e di progetti che abbiamo dovuto accantonare, ecco perché dicevo che quando succedono queste cose poi cambia tutto. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo riscontrato una grande manifestazione di vicinanza da parte del mondo del volontariato, una cosa bellissima, straordinaria. Io ho una certa esperienza perché ho vissuto tutte e quattro le situazioni, sia quella del 71-79, come amministratore ho iniziato nel 79, quindi ho anche un'esperienza da questo punto di vista. E questa esperienza mi lega fortemente al territorio e mi dice che nel mio comprensorio non solo mi devo impegnare, mi devo arrabbiare, devo combattere per ricostruire questo paese, ma soprattutto ho un'altra missione importante, quella di dare certezza e sicurezza alla popolazione, soprattutto ai giovani. Perché si sta verificando un fatto molto importante. Purtroppo, essendo questo territorio altamente sismico, c'è un po' di sconforto da parte soprattutto dei giovani, che non hanno la certezza di investire su quel territorio, investire in termini di famiglia, investire in termini di sviluppo economico, di impresa o quant'altro. E questo è un fatto molto delicato, nella quale io devo impegnarmi in questi 2 anni che mi rimangono di mandato a cercare di trovare una soluzione per costruire una rete. Vi spiego qual è il progetto: una rete che dia certezza, che in un territorio altamente sismico, ogni qualvolta necessita e esiste una crisi sismica, dobbiamo trovare le condizioni ideali per poter stare in tranquillità e aspettare poi che le cose cambiano. Questo è un impegno che io ho preso e che io mi porto dietro e cercherò di realizzare. E concludo dicendo che su questo una grande mano può darci il mondo del volontariato, una grande mano può darci
il mondo dello sport, quindi una grande mano può darci in questo caso tutti i soggetti che animano questa giornata. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, grazie Sindaco. Ecco, lei chiamava in causa i giovani. Nelle Marche il terremoto praticamente non si è mai fermato. Tutta la zona dei Sibillini è stata colpita, quindi tra Umbria e Marche. Camilla De Felice è una dei giovani alla quale faceva riferimento lei, Sindaco, volontaria animatrice nei campi tenda appunto delle Marche. Qual è la tua esperienza, Camilla? Buonasera a tutti, sono Camilla De Felice del Comitato Territoriale WISP di Macerata. Sono qui per parlare dell'impegno che il Comitato di Macerata, insieme in collaborazione con il Comitato Regionale della Regione Marche, ha intrapreso in favore delle popolazioni colpite dal sisma. In primo luogo credo sia doveroso dire due parole in riferimento alla situazione post-terremoto nell'entroterra maceratese, in quanto nonostante non ci sia stata una grande attenzione mediatica, anche in queste zone la situazione è stata e continua ad essere drammatica. Infatti molte famiglie sono senza sistemazioni o hanno sistemazioni precarie e i danni sono stati ingenti. Coloro che in particolar modo hanno risentito e risentono di più di questo estremo disagio sono ovviamente le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani. Io personalmente mi sono recata per diversi mesi in un centro per terremotati allestito a Pollenza Scalo, in cui sono ospitati una trentina di anziani provenienti da uno dei comuni più colpiti dal terremoto, cioè il comune di Tolentino. La situazione che mi si è presentata non è stata di certo delle migliori. Infatti gli anziani vivevano tutti insieme in una grande stanza dove dormivano, mangiavano e stavano per tutto il giorno, in quanto questa stanza era un seminterrato situato sotto la chiesa del paese. E molti di loro avevano anche delle difficoltà motorie, pertanto non riuscivano nemmeno ad uscire dalla stanza e stavano anche per intere settimane senza vedere la luce del sole. In questa condizione di disagio, oltre appunto al disagio di vivere in una situazione del genere, si uniscono anche le cause del sisma, cioè l'insicurezza, la paura e nella maggior parte dei casi anche la depressione di queste persone appunto rimaste senza casa. Nonostante le mie perplessità iniziali dovute allo stato d'animo delle persone che inizialmente non avevano un atteggiamento molto collaborativo o propositivo, sono riuscita comunque ad instaurare con loro un rapporto di fiducia, grazie anche alle attività organizzate come ad esempio la ginnastica dolce da seduti, visto che non riuscivano a camminare, e altre attività finalizzate principalmente alla socializzazione. Grazie a queste iniziative siamo riusciti, io e altri operatori che sono venuti anche in questi centri, a far trascorrere delle ore di svago e di spensieratezza, regalando agli anziani dei momenti graditi ed apprezzati. Anche per me l'esperienza è stata molto significativa a livello umano, un'esperienza che mi ha fatto capire anche che la solidarietà della nostra associazione è e rimane un valore fondamentale e irrinunciabile. Grazie. Grazie, grazie Camilla. Ecco, io rimarrei nelle Marche col sindaco di Folignano, Angelo Flaiani. Ecco sindaco, fino a questo momento abbiamo affrontato un tema importante che è quello del soccorso e dell'emergenza. Noi però sappiamo che diciamo all'ordine del giorno c'è anche un altro tema: come preservare il territorio quando la natura si ribella, quando in qualche modo succedono traumi di questo tipo. Sappiamo che nelle Marche c'è un'attenzione particolare, ma anche nell'WISP, un'attenzione legata all'ambiente, alla sostenibilità. Ecco, rispetto a questo, cosa può fare un ente locale, diciamo anche in termini di prevenzione e di convivenza col territorio? Sì, innanzitutto grazie per l'invito e buonasera a tutti. Questo terremoto ha dimostrato che anche quei comuni che in qualche modo non hanno una storia nei terremoti, come il comune di Folignano, che
un comune giovane, comune vicino ad Ascoli Piceno, circa 10.000 abitanti, non aveva subito terremoti, ma non con questi danni. In qualche modo per noi è stata, diciamo così, una novità senza esperienza. E chiaramente abbiamo trovato moltissimi cittadini, diciamo così, spaventati non dal terremoto ma delle conseguenze che ha avuto. È un comune giovane dove il nucleo storico è un nucleo composto da 2.000 abitanti su 10.000, quindi la maggior parte della popolazione vive in abitazioni costruite di recente che per fortuna hanno retto. C'è la parte storica che per la prima volta è andata in difficoltà e che chiaramente per il futuro è un impegno importante, perché è la dimostrazione che non c'è un territorio che è salvo, che è sicuro, se non si realizzano strutture che diano sicurezza. Vi porto questa esperienza: noi nel 2015 abbiamo inaugurato una nuova scuola è realizzata in legno antisismica, è il nostro vanto, lo è diventato soprattutto dopo questo sisma, perché in qualche modo è stata la dimostrazione che fare opere di un certo livello non è solo è necessario, ma è anche, diciamo così, urgente dal punto di vista sismico. La vecchia scuola è un edificio che invece ha avuto una inagibilità totale con dei crolli interni, quindi strutture che fino al 2015 erano utilizzate come scuole sono andate in crisi anche, diciamo così, in difficoltà importante, cioè che potevano mettere in difficoltà veramente seria, in serio pericolo i ragazzi che erano dentro. È chiaro che il terremoto, sono d'accordo con quello che prima affermava il sindaco, in qualche modo cambia non solo la vita ma cambia anche deve cambiare la strategia degli enti locali, assolutamente. Le opere pubbliche e i progetti che c'erano prima del 24 di agosto oggi sono carta straccia. È chiaro che dobbiamo in qualche modo rivedere quelle che sono le priorità, che devono andare obbligatoriamente, e questa esperienza credo che l'abbia reso chiaro a tutti, sulla sicurezza degli edifici pubblici, che è quello che è il nostro compito, e fare in modo che anche gli edifici e privati tengano conto delle norme antisismiche che molto spesso, che soprattutto negli anni passati, venivano in qualche modo limitati. Lo dico perché io credo che, spero anzi, e credo che questa esperienza debba avere delle conseguenze concrete, che sia quelle di abbandonare un po' quelle che sono le opere pubbliche che magari tutti i sindaci abbiamo nel nostro programma elettorale, che poi però in queste situazioni diventano poco importanti rispetto veramente alla priorità che dobbiamo dare per esempio sulle scuole. Io come sindaco del comune di Folignano sto lavorando già da anni sulle scuole, ma noi eravamo convinti di aver fatto tanto, invece forse abbiamo fatto tanto ma non è ancora sufficiente. È chiaro che questo è un progetto impegnativo dove credo che i comuni non possono essere lasciati soli, perché è chiaro che non abbiamo la forza per farlo, non abbiamo assolutamente la forza e le risorse economiche per farlo, quindi credo che serva un grosso impegno da parte di tutti, da parte dei comuni ma anche da parte degli enti superiori, soprattutto da parte dello Stato e del governo, che fissino delle priorità per fare in modo che questa zona sismica, che oggi è talmente larga come non lo è stato mai nel corso degli anni, possa secondo me intervenire forse anche in maniera diversa rispetto a quanto è stato fatto nei precedenti terremoti. Perché se andiamo a ricostruire dove è stato fatto, e sono d'accordo, ma con la stessa tecnica, questi sono terremoti che creano danni, è inutile. Forse dobbiamo andare su una struttura, su strutture tecniche, su strutture innovative che ci permettano di superare queste difficoltà per fare in modo tale che magari che la prossima volta gli interventi da fare siano soprattutto minori, perché è chiaro che pensare di poter
ogni 20 anni affrontare un'emergenza e terremoto dove magari non porta vittime ma porta comunque distruzione e comporta una ricostruzione, credo che non ne abbiamo la forza dal punto di vista sia dello Stato ma anche da parte degli enti locali. Grazie Sindaco. Ecco, lei ci ha richiamato proprio l'attenzione su questa necessità di progettare un futuro che è un futuro di convivenza e di sostenibilità. Proprio rispetto a questo vogliamo presentarvi una brevissima testimonianza del progetto Taking Care che la WISP insieme ad altre associazioni, Emergency, Lega Ambiente, Libera e altre, ha presentato alla Biennale di Venezia grazie ad uno studio di architetti che si chiama TAM Associati. Questa esperienza si chiama Periferie al Centro, e un tema che l'WISP ha ripreso nello slogan di questo congresso e vuole in sostanza porre l'attenzione sul tema dei beni comuni. Lo sport è uno di questi beni comuni, insieme al rispetto dell'ambiente, insieme al rispetto della salute, che può ricostruire un tessuto di convivenza del nostro paese. E queste strutture verranno costruite e destinate ad alcune periferie, però adesso ce lo annuncerà Raul Pantaleo della TAM Associati. Nel trasferirsi nella zona di destinazione, la prima per l'allestimento to move, cioè quello dell'WISP, sarà Torino, il Parco Dora, si fermeranno nelle vostre zone, nel centro Italia, nelle zone del terremoto, come un attraversamento simbolico, ma anche perché lì c'è bisogno di beni comuni. Ascoltiamo, ecco, prego Francesca Spanò e Elena Fiorani di trasmettere questa intervista a Raul Pantaleo. Buongiorno a tutti e buon lavoro per la vostra assemblea. Sono Raul Pantaleo, sono stato uno dei curatori del Padiglione Italia alla Biennale Venezia di 2016. Progetto con cui abbiamo collaborato con diverse associazioni, tra cui anche WISP. L'idea è stata quella di portare l'intelligenza e l'energia del mondo dell'associazionismo al di fuori di questa grande istituzione per lavorare sul tema delle periferie. L'abbiamo fatto impostando un progetto che avesse una grande potenza dinamica, che fosse un progetto facilmente adattabile a varie situazioni, per cui un dispositivo mobile che servisse a supporto delle attività delle 5 associazioni. Con WISP si era iniziato con un progetto legato al tema delle periferie, per cui in particolare il punto di partenza doveva essere Torino, poi purtroppo nel corso dell'apertura di Biennale sono successi tragici eventi nelle zone terremotate, per cui abbiamo pensato di trasferire questo progetto per metterlo a servizio delle persone che stanno soffrendo in quelle zone. Per cui a dimostrazione anche della grande capacità di questo progetto di potersi adattare alle varie situazioni. Siamo pronti a partire col dispositivo, il dispositivo è già a disposizione, mancano alcuni piccoli dettagli di finitura, per cui a brevissimo lo metteremo in strada a disposizione delle comunità delle zone terremotate e sui progetti che sta seguendo WISP. Grazie e buon lavoro a tutti. Ecco, io chiamerei in causa adesso i padroni di casa, siamo in Abruzzo, in particolare l'assessore provinciale all'edilizia scolastica della provincia di Teramo, Mirko Rossi. Ecco, come abbiamo sentito, beni comuni per ricreare una comunità, beni comuni da rispettare per rilanciare la sostenibilità del territorio. Cultura, educazione, edilizia scolastica in questo caso e sport. Assessore, ecco, come possono contribuire a ricostruire il tessuto di una comunità? Ma fino ad oggi intanto ringrazio la WISP per l'opportunità di questo dibattito, perché è proprio di questi giorni la discussione nel nostro ente sulla riapertura o meno di alcune strutture sportive legate alle scuole, palestre che hanno subito danni a seguito oltre che degli eventi sismici, ma ricordiamoci che siamo in un territorio che ha subito un concatenarsi di eventi purtroppo che hanno determinato
il blocco di tante attività. Parliamo appunto dell'evento meteo del 18 gennaio scorso, parliamo della concomitanza del sisma del 18 gennaio di Campotosto e parliamo poi purtroppo di tutto quello strascico che queste emergenze hanno determinato, in particolare appunto gli smottamenti, le frane, il dissesto idrogeologico. Una delle necessità fondamentali, oltre che garantire il primo soccorso alla popolazione e la fuoriuscita da quello che era lo stato di prima emergenza, è stato quello di riattivare il tessuto sociale. Il motivo qual era? Il nostro è un territorio fatto fortemente da aree interne, da zone poco popolate e con poca densità abitativa. Il concatenarsi di queste emergenze ha determinato nella prima fase un enorme spopolamento di questi territori che, se non tamponato nell'immediato, rischierà di determinare la morte di questi territori che ormai, dove ormai è necessario fare una riflessione se le istituzioni, lo Stato, sono ancora in grado di garantire quelli che sono i requisiti minimi di vivibilità di queste zone. La riattivazione di alcune strutture sportive, la predisposizione anche di alcune strutture provvisorie è sicuramente uno dei punti di ancoraggio per determinare la permanenza di queste persone e dei nostri cittadini nelle aree più colpite. Quello che mi preme sottolineare è che per troppo tempo, come diceva il sindaco di Folignano prima di me, probabilmente non si è percepito quello che era il rischio vero del determinare alcune scelte in alcuni territori. Oggi purtroppo siamo davanti alla contingenza e alla realtà dei fatti. È ineludibile e non possiamo più non pensare come gli errori nella pianificazione territoriale, come anche gli errori nelle scelte costruttive. Io ho visto con i miei occhi danni a strutture scolastiche, a strutture sportive, determinate da scelte architettoniche a volte, se vogliamo, anche avveniristiche per i nostri territori, quindi strutture in cemento armato a sbalzo, strutture che magari avevano anche un'estetica, ma alla prova dei fatti si sono dimostrate poco funzionali e poco resilienti a quelli che sono purtroppo le caratteristiche del territorio. Abbiamo la necessità di ripensare quindi i luoghi dove viviamo. Non possiamo non considerare ciò che forse a volte le istituzioni non considerano servizi essenziali o beni primari. Siamo abituati a pensare a quei servizi essenziali come alle scuole, appunto, come a quei servizi legati alla vita quotidiana e ai bisogni più urgenti, ma anche la creazione di una rete di servizi quali quelli legati allo sport, appunto, sono quei servizi che sono essenziali per la resilienza di una comunità. Sono quei servizi che danno la possibilità ad un cittadino di scegliere se rimanere o meno in un territorio che gli ha generato sofferenza, perché di quello si tratta. Quindi benvengano le iniziative che portano e contribuiscono ad aumentare questi servizi e tutti noi, enti locali, ma soprattutto mi preme ricordarlo da ente di prossimità, lo Stato centrale deve iniziare a ragionare su quelle che sono le condizioni minime per garantire la vivibilità ai nostri concittadini. Noi siamo pronti e mi auguro che oggettivamente una concatenazione di elementi come quella che c'è stata negli ultimi mesi non si ripeta, perché non so se saremo pronti ad affrontarla di nuovo. Grazie. Grazie Assessore. Una concatenazione di eventi che ha portato il Teramano a essere vittima proprio in gennaio di una brutta nevicata che quindi ha ulteriormente messo a dura prova il territorio. Prima me lo raccontava Antonio Ercolano del Luispe Teramo, al quale chiedo anche di raccontarci un po' che tipo di interventi ha fatto la WISP proprio in queste occasioni di emergenza. A te Antonio. Grazie. Intanto vi ringrazio di questa opportunità di dare anche il nostro contributo. Noi abbiamo fatto, diciamo, poco, nel senso che subito dopo il terremoto del 24 di agosto alcune nostre squadre di calcio si sono attivate, segnatamente il Guardia Vomano, gli Ioannelli e anche le altre squadre, hanno messo su un tir di materie prime, di alimenti, di beni di prima necessità per i bambini, per i celiaci, medicinali eccetera, e hanno portato tutto questo a Rocchetta, che è una frazione di Amatrice, dove hanno depositato queste cose. Ma questa è una piccola cosa, naturalmente.
che abbiamo fatto e che avremmo voluto fare anche dell'altro. Nel frattempo però sono successe tutte quante le altre cose. Per capirsi un attimino, per localizzarlo geograficamente, cioè, ci sono i Monti della Laga, oltre che è la provincia di Teramo, oltre i Monti della Laga c'è Amatrice. C'è Folignano, c'è il sindaco, siamo praticamente lì. Per cui, quando si dice provincia di Teramo, il terremoto c'è stato duramente, anche il teramano è entrato duramente nel cratere, altri comuni purtroppo non ci sono entrati, abbiamo avuto dei grandissimi danni, delle situazioni terribili. Lo diceva l'assessore, c'è stata oltretutto la grande nevicata di gennaio, che ancora di più ha finito per creare problemi, per creare danni, con tutti gli eventi, le catastrofe idrogeologiche che ne sono conseguite, le frane, la frazione di Ponzano che è venuta via con tutte quante, portata via dalla frana con tutte quante le cose, con la grande manifestazione che c'è stata a Roma, guidata dal presidente della provincia a Domenico di Sabatino, che c'è stato anche l'incontro con il governo, perché la situazione era effettivamente drammatica. Per tutto quanto questo voglio ricordarvi anche un'altra cosa. Io sentivo i sindaci che giustamente dicevano: noi abbiamo un problema che è quello del possibile spopolamento delle nostre zone. Io purtroppo, o per fortuna, abito al mare a Giulianova e noi abbiamo ospitato già prima col terremoto dell'Aquila e anche adesso con il terremoto che c'è stato, o il 24, quello del 18 e con la grande nevicata, abbiamo ospitato una marea di persone sfollate negli alberghi cittadini che hanno riaperto immediatamente perché lì c'era un problema di questo tipo. Tutti quelli che hanno la seconda casa al mare sono venuti lì. Molti ancora abitano nella seconda casa al mare, ci sono diverse persone che pensano che probabilmente non rientreranno nei paesi di origine. Quindi capisco perfettamente quello che dicono i sindaci ed è questo il più grande problema che va affrontato, che è quello di riportare le persone nei paesi di origine e sul quale bisognerà fare tanto sotto tutti i punti di vista, anche sportivo. Vi ringrazio. Grazie, grazie a te. Antonio, se fai scorrere il microfono dall'altra parte delle sedie, perché Caterina Ubertini, chiudiamo con te. Caterina, tu rappresenti la WISP di Rieti, una delle zone più colpite dal terremoto, ma anche una delle zone sportivamente più attive, e abbiamo prima sentito che proprio ad Amatrice è appena sorto questo liceo sportivo. E peraltro il sindaco di Amatrice doveva essere con noi, ha avuto un contrattempo, quindi a te diciamo anche il compito di rappresentare una comunità alla quale tutta Italia si è stretta proprio rispetto a quello che avete fatto. Io so che avete fatto degli interventi importanti a supporto delle popolazioni in quei giorni difficili. Buonasera a tutti. In questo momento così particolare per la nostra provincia vorrei esprimere quello che sono ad oggi le problematiche di fare associazione sportivo-culturale in un territorio che è stato duramente colpito dal sisma. È difficile parlare di sport, di cultura, in questo spazio di tempo in cui si ha la triste sensazione di essere superficiali davanti al problema grande, immenso, di famiglie che hanno perso persone care. Eppure in qualche modo c'è la necessità di rialzare la testa e guardare oltre, senza dimenticare, perché sarebbe impossibile, però trovare il coraggio attraverso i mezzi che sono lo sport e l'associazione di andare avanti. E noi WISP, Unione Sport per Tutti, dobbiamo sottolineare quel per tutti e trovare il modo di portare la nostra testimonianza vera di aiuto concreto su un percorso che, seppur interrotto, non si deve fermare. Noi, grazie. Noi attraverso la nostra associazione Runners Rieti, da subito quella notte siamo stati presenti sul territorio per portare coperte e beni di prima necessità. Ancora ad oggi, attraverso la nostra associazione Teatro Alchemico, siamo ad Amatrice nella scuola elementare
con l'attività circense per aiutare i bambini che hanno subito un dramma immenso a superare questo momento di difficoltà psicologica. Con il nostro comitato, attraverso la rete del dono, abbiamo iniziato una raccolta di fondi che destineremo all'acquisto di beni tecnici per il liceo scientifico sportivo, per incentivare questi ragazzi che non lasceranno il territorio ma che continueranno a vivere ad Amatrice. Vorrei inoltre ringraziare il presidente Vincenzo Manco per la sua vicinanza e per aver riunito sollecitamente i presidenti dei comitati delle aree colpite dal sisma per promuovere un'azione concreta da svolgere durante il periodo di ricostruzione con interventi mirati per l'impiantistica sportiva. Grazie, perché costanti sono state la sua presenza e le sue iniziative a favore della rinascita. E grazie per averci rappresentato in tutta la nostra solidarietà, espressa in prima persona da lei, Presidente. Grazie a voi qui presenti per quello che ad oggi abbiamo fatto e per quello che in nome del WISP ancora faremo. Grazie. Grazie, grazie Caterina. Dalle tue parole e dalla tua commozione penso che riusciamo a capire quanto sia importante far parte della WISP. Tante volte io ho l'impressione, e dai vostri racconti, e questo si capisce molto bene, che l'UISP non sia un'associazione, ma sia tante associazioni in una: ambiente, soccorso, solidarietà, territorio. E dai vostri racconti si percepisce proprio questo. Noi in qualche modo abbiamo cercato di così abbracciarvi tutti quanti insieme. Lo abbiamo fatto con dei prodotti della terra che sono stati offerti a tutti i delegati e gli invitati di questo congresso, e verranno offerti ovviamente a voi rappresentanti delle istituzioni. Lo abbiamo fatto con un piccolo dono che in particolare lo staff che organizza questo congresso, tante persone, tanti volontari, ci tenevano. In rappresentanza un po' di tutta la WISP nazionale e di tutta la WISP dei territori. Quindi davvero, davvero grazie. Io non so se avete ancora altre cose da dire, se no vi ringrazierei. Non so se c'è qualcuno che... Bene, avete davvero detto tutto. Grazie, grazie amici. Grazie anche a tutti quanti voi. L'appuntamento è per stasera alle 22.30, quindi dopo la partita, per chi è interessato al tema. Qui ci rivediamo per lo spettacolo teatrale del gruppo Zelda su Dorando Petri e su Fausto Coppi. Per gli adempimenti formali, quindi legati al congresso, gli adempimenti formali, l'appuntamento è domattina alle 9.30, tutti quanti qui. Ecco Vincenzo Manco e Teresa Giacobbi che a nome della WISP consegnano i doni appunto dei quali vi abbiamo parlato. Grazie, grazie.